Buonasera a tutti, sono Carmine Bianco, sono consigliere comunale qui a Montebellona del Movimento 5 Stelle e vi do il benvenuto a tutti voi. E stasera, come avete visto dalla locandina, abbiamo degli ospiti abbastanza quotati nell'ambito delle rinnovabili, ma non solo nella mobilità sostenibile, elettrica. Adesso ve li presento uno a uno. Abbiamo qui il professore Ugo Bardi, che è dell'Università di Firenze. È un ricercatore che ha scritto molti testi sulle risorse energetiche fossili. È un blogger, vedo che è anche un blogger, e scrive su Fatto Quotidiano, giusto? Sì, qualche volta. Perfetto, quindi poi dopo ci dirà quelli che sono i suoi sentimenti in questo campo. Il senatore Girotto, 5 Stelle, uscente, è candidato per la seconda volta con il Movimento 5 Stelle. Poi abbiamo Marco Nardì, che è anche lui candidato al Movimento 5 Stelle. E poi abbiamo anche il famosissimo Enrico Kreb, il presidente, Gianfranco Padoan. Do la parola quindi al nostro portavoce Gianni Girotto, che introduce un po' la serata. E buon ascolto, grazie a tutti. Allora, grazie, buonasera. Intero dicendo anche Ugo Bardi, è anche il presidente e fondatore di ASPO Italia, che è l'associazione che studia il picco del petrolio, perché naturalmente quando parliamo di energia parliamo dell'uscita dei combustibili fossili per andare nelle rinnovabili, e sappiamo che storicamente uno dei primi problemi che ci si pose fu quella del famoso picco del petrolio, quindi quando non ne avremo più avuti a sufficienza e sarebbe iniziata, diciamo, la fase calante. Parliamo di auto elettriche questa sera. Allora, innanzitutto un dato che ci viene dall'International Energy Agency per quanto riguarda il clima. Come sapete, abbiamo tutti la necessità di rimanere entro i 2 gradi di aumento, e questo è stato stabilito dalla famosissima COP21 di Parigi. E tra le misure che sono necessarie per raggiungere questo obiettivo assolutamente non trattabile, anzi dovremmo fare 1,5 gradi, ci sono la necessità di convertire il parco auto, ed è stato calcolato che 150 milioni di automobili entro il 2030 devono diventare elettriche. 150 milioni di automobili entro il 2030 devono diventare elettriche. Quindi capite che il nostro obiettivo che siamo posti come Movimento 5 Stelle di 1 milione di auto elettriche è assolutamente necessario e fattibile. Le auto a combustione interna non possono più circolare perché provocano esternalità ambientali gravissime, e soprattutto da un punto di vista meramente deschei, come diciamo in Veneto, di soldi, buttano via il 75% di quello che noi paghiamo, perché quando andiamo dal distributore e facciamo il pieno di benzina, di gasolio, di GPL, di metano, quello che è, non ci rendiamo conto a sufficienza che il 70% di quello che paghiamo non si trasforma in forza motrice che va sulle ruote, ma si trasforma in calore che esce dal tubo di scappamento e che quindi non serve a far avanzare il veicolo, ma viceversa, uscendo come calore dal tubo di scappamento dell'automobile, amplifica l'effetto di riscaldamento del pianeta. Viceversa, un'auto elettrica, anche se andasse con l'elettricità, perché questo è uno dei punti fondamentali, anche se andasse con l'elettricità prodotta da centrali fossili, l'auto elettrica comunque ha un rendimento dell'80%, e quindi il bilancio energetico è assolutamente favorevole. Ora, sta di fatto che ovviamente noi vogliamo che l'auto elettrica vada con l'elettricità prodotta da fonte rinnovabile, e da qui l'impegno che il Movimento 5 Stelle sta portando avanti da sempre, da quando è nato, perché è una delle stelle, è proprio l'ambiente, quella della trasformazione dell'attuale parco di generazione delle energie fossili in rinnovabili. Cosa che si può fare, e anche in questo caso, udite, prima la facciamo e più soldi guadagniamo. E questo non lo diciamo noi, ma lo dicono numerosissimi studi internazionali. Guadagniamo soldi perché le rinnovabili, anche qua, scusate se mi ripeto, udite, la Corte dei Conti Europea, 2 settimane fa, la Corte dei Conti Europea, che è un organo non politico, è un organo amministrativo, di funzionari, che quindi non fanno propaganda politica, fanno i conti, come dice il nome Corte dei Conti, 2 settimane fa è uscita con un documento ufficiale
in cui dice testualmente, aperte virgolette, fotovoltaico ed eolico sono sul punto di diventare le fonti energetiche più economiche. Chiuse virgolette. Dice testualmente sono sul punto, quindi non dice fra una settimana, fra un mese, fra sei mesi, ma quando uno si esprime dicendo sono sul punto di diventare le fonti energetiche più economiche, si capisce che è questione di pochissimo, anzi in gran parte del mondo, aste che vengono effettuate, gare di appalto che vengono effettuate dai soggetti più disparati e che mettono in concorrenza carbone, gas, nucleare e rinnovabili, vengono vinte dalle fonti rinnovabili. E non è un caso che le grandi multinazionali si stanno trasformando, e ancora di più il settore finanziario, che è quello che comanda, è il settore finanziario quello che comanda, si sta spostando sulle rinnovabili, ma non perché il settore finanziario sia un filantropo, sia un ambientalista, ma semplicemente perché ci guadagna di più, perché l'investimento è estremamente più affidabile. Se io costruisco un metanodotto, un oleodotto, una petroliera, un pozzo di petrolio, quell'investimento è a rischio di guerre civili, di sommosse, di boicottaggi, di guasti che occorrono molto più di frequente. E tutti gli investimenti fossili, come si dice in gergo tecnico, sono capital intensive, cioè cosa vuol dire? Costano un fracasso di soldi, generano pochissimo lavoro, ma costano un fracasso di soldi, perché dal pozzo di petrolio a tutta la filiera che ne segue, quindi raffinerie, oleodotti, tutta la filiera che ne segue, è un'industria molto pesante, molto fatta ancora di ferro, di valvole, di acciaio, di tubi, quindi gli investimenti sono molto pesanti e il rischio, se poi succede qualche cosa, di non rientrare nell'investimento è troppo elevato. Adesso in confronto alle rinnovabili, le rinnovabili sono tremendamente più semplici, tremendamente più, si dice, scalabili. Scalabili cosa vuol dire? Io posso fare un impiantino da 3 kW sul tetto di casa mia, posso farlo da 30 kW sul tetto del capannone di una fabbrica, posso farlo di 300 kW su un terreno più ampio o una serie di tetti, posso farlo da 3 MW ampliando ancora il territorio e così via. Questo è il fattore di scalabilità. Però l'importante è che appunto già adesso le fonti rinnovabili sono assolutamente concorrenziali. Se poi ci mettessimo i danni provocati dalle varie fonti, non ci sarebbe partita. Non ci sarebbe assolutamente partita, lo dice sempre il Fondo Monetario Internazionale, i danni provocati dalla filiera fossile, la filiera più inquinante del mondo, la filiera con il numero di incidenti mortali più elevato al mondo, i danni sono migliaia di miliardi all'anno. Si chiamano esternalità, come spiega il nome stesso, sono danni che vengono riversati all'esterno, non li paga il produttore. Se noi troviamo la maniera, e questa è la sfida della politica, è quello che dovete pretendere dai politici, se troviamo la maniera di far pagare chi inquina, la partita è chiusa, le fossili chiuderanno in pochissimo tempo. C'è già una direttiva che dice chi inquina paghi, c'è già un ETS che era stato creato a questo scopo, ma ha causato l'effetto opposto, era nato per incentivare l'efficienza energetica e il risparmio, un'industria più verde, ma è stato creato con un meccanismo di mercato, perché è un mercato dei titoli di carbonio, e ha sortito l'effetto opposto, come succede spesso con i mercati. Quindi naturalmente l'obiettivo è sia auto elettriche, ma ovviamente alimentate da energia rinnovabile. Piccola postilla, che qualcuno qua non mi dica che si risolve il problema della mobilità con le auto elettriche, non lo diciamo assolutamente neanche noi, Movimento 5 Stelle. Ci vuole molto più trasporto pubblico, poi avremo i nuovi mezzi, ci parlerà soprattutto Marco, sharing, condivisione, noleggio, tutte queste forme digitali appunto che permetteranno di snellire molto il traffico, ma rimane il fatto che il trasporto pubblico locale e non locale deve essere assolutamente implementato, deve cambiare un po' lo stile di vita, non possiamo continuare ad andare a comprare il giornale con il SUV a 300 metri di distanza, ci vuole molta più mobilità leggera, quindi dagli scooter alle bici elettriche. Ovviamente questo postula il fatto che per usare le bici elettriche ci vogliono piste ciclabili sicure. Invece qual è la situazione in Italia? Come al solito siamo gli ultimi della classe, come al solito, come spesso succede.
Abbiamo un numero di auto elettriche che è 10 volte inferiore alla media europea. Siamo ultimi e abbiamo un numero di auto elettriche 10 volte inferiore alla media europea. La Corte dei Conti italiana un anno fa ha pubblicato, diciamo così, un articolo, un allarme, ha tirato le orecchie alla politica italiana dicendo: tre anni fa avevate stanziato 50 milioni di euro, 50 milioni di euro per incentivare l'utilizzo dell'auto elettrica, le infrastrutture, le colonnine, eccetera, eccetera. In tre anni di questi 50 milioni di euro disponibili lì, pronta cassa dallo Stato, sono stati spesi 6.000 euro per stampare in tipografia il bando di partecipazione ad una gara. Quindi i 50 milioni messi a disposizione sono stati spesi 6.000 euro. Siamo indietro soprattutto a livello di conoscenza tecnologica, perché l'altra grande mission, l'altro grande obiettivo che la politica deve rispettare è essere a conoscenza delle potenzialità della tecnologia. Non è che noi dobbiamo inventare la tecnologia o decidere qual è la più giusta o la più sbagliata, dobbiamo mettere dei paletti, far pagare chi inquina, trovare eventualmente gli incentivi mirati quantitativamente e qualitativamente a un qualcosa che porterà un beneficio pubblico, e per far questo si deve essere a conoscenza delle tecnologie. Invece qui siamo sul punto in cui la maggior parte dei politici, se voi gli chiedete cos'è per esempio il mercato di dispacciamento elettrico, io provate, fate la prova, vedete quanti vi danno una risposta soddisfacente. E perché lo cito? Perché l'anno scorso, io sono orgoglioso di dire, vi ho fatto risparmiare, ho contribuito, direi in maniera massiccia, a farvi risparmiare 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro dalla bolletta energetica, perché in tre mesi la componente del dispacciamento era salita di 300 milioni più 300 milioni più 300 milioni erotti, quindi in totale circa 1 miliardo di euro, salita per una speculazione, per nessun motivo concreto, tecnico, serio, per speculazione, perché è un mercato. Ho denunciato la cosa a tutti gli organi di stampa, bim bum bim bam, soprattutto all'autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale un mese dopo ha risposto alla mia lettera dicendo sì, Girotto hai ragione, ci sono stati dei comportamenti scorretti che adesso andremo a perseguire presso gli operatori che hanno fatto effettivamente i furbi. E soprattutto il Tribunale di Milano ha sospeso l'aumento, quindi 1 miliardo di euro di bolletta elettrica sono stati sospesi per questo. La maggior parte dei politici non si specializza a sufficienza per poter capire queste tecnologie che sono quello che guiderà il futuro, perché la storia dell'umanità è legata alle tecnologie. Abbiamo un presidente di commissione che, quando ho tentato di spiegare che cos'era la tecnologia che si chiama in gergo tecnico V2G, che significa semplicemente che le colonnine di ricarica delle auto elettriche possono essere bidirezionali. È una cosa già utilizzata in Danimarca, è una cosa che, per la quale il proprietario dell'automobile viene pagato 1.500 euro all'anno, perché in questa maniera, essendo la colonnina bidirezionale, non solo dà energia all'auto per caricare le batterie, ma quando la rete è in difficoltà, sotto stress, ci sono i momenti di picco di utilizzo, è il contrario, è l'auto, è il pacco batteria dell'auto che va in soccorso della rete. E questo appunto è un servizio di dispacciamento remunerato. A Copenaghen 1.500 euro, la tecnologia è Enel, vi dice qualcosa il nome Enel, ecco, in Italia non si può fare perché manca il pezzo di carta, Enel va in Danimarca a farla, va in Inghilterra a farla, la sta proponendo agli altri paesi, quindi in Italia non si può fare perché manca il pezzo di carta, anche se noi lo stiamo chiedendo da un mucchio di tempo. Quando spiego questa cosa al Presidente di Commissione, con tutto rispetto, è bravissimo su altri settori, ma è laureato in economia, non in ingegneria, gli spiego questa cosa e lui seriamente mi chiede: ma funziona questa cosa? Io non la conoscevo, ma sei sicuro? Ma si può fare? Presidente, non la sto facendo io, la sta facendo Enel, stanno facendo tutti i grandi gruppi internazionali. Ah, secondo me non funziona. Secondo me non funziona. Il giorno dopo era a un convegno CGIL a parlare di mobilità elettrica e non aveva assolutamente le basi per questo. In Italia mancano moltissime tecnologie, o meglio, siamo leader nelle tecnologie,
ma non abbiamo la politica che le segue. Non si possono utilizzare gli aggregatori, che sono altre forme per risparmiare in bolletta elettrica, non si può utilizzare quello che è la gestione della domanda, la demand response, che negli stati, negli altri stati fa risparmiare il 10% in Germania, il 14% in Finlandia. Insomma, siamo indietro in maniera pesante. Quello che è di sicuro è che abbiamo perso l'11% di produzione di elettricità da fonte rinnovabile, perché negli ultimi 3 anni noi abbiamo perso l'11% di elettricità da fonte rinnovabile. Abbiamo perso una cosa che ogni volta che la dico ho i brividi addosso, perché è incredibile. Voi leggete su qualsiasi giornale, Cina, anche in Africa, America Latina, Stati Uniti, tutti stanno investendo massicciamente sulle energie rinnovabili. L'Italia è in retromarcia, perché la politica, evidentemente, vuoi per incompetenza, vuoi per malafede, ma questo lo deciderà, lo valuterà ognuno di voi, ha posto una serie enorme di ostacoli. Abbiamo perso 120.000 posti di lavoro, negli anni 90 eravamo i terzi produttori di fotovoltaico al mondo, adesso siamo fuori da qualsiasi classifica, neanche più sappiamo che cos'è. E finisco con questo, perché è l'altra cosa importante, oltre all'ambiente. Una politica italiana che accompagni la filiera italiana che c'è delle auto elettriche, quindi dal motore elettrico alla carrozzeria, i freni che comunque persisteranno, telaio, cavi elettrici, abbiamo tante industrie pronte su questo. Se abbiamo una politica che accompagna l'industria, signori, sono posti di lavoro che stiamo perdendo. E siccome la trasformazione della mobilità da motore a benzina a motore elettrico è inevitabile, nessuno discute più sul se, è solo una questione di quando, c'è bisogno della politica che accompagni. Attenzione, non facciamo la fine del fotovoltaico, terzi produttori al mondo negli anni 90 all'inizio e poi perso 120.000 posti di lavoro. Qui c'è bisogno, e voi dovete pretendere, dei politici che siano a conoscenza della tecnologia e che guidino appunto l'industria italiana a riconvertirsi, perché il bello è questo: abbiamo davanti tutta una serie di riconversioni pulite, dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, che sono molto più pulite, dalla petrolchimica alla chimica verde, biodegradabile, più pulita. Qui a Rovigo, molti non lo sanno, abbiamo una esclusiva mondiale, una punta di diamante mondiale, abbiamo una raffineria che, partendo da base biologica, quindi scarti di vegetali, produce tutte le materie, tutti i semilavorati che possono arrivare a produrre tutte le materie plastiche, lacche, colle, vernici, solventi, eccetera, eccetera, facendo lavorare i batteri a temperatura ambiente. Quindi, anziché partire dal petrolio, scaldarlo, lavorarlo e fare i vari sottoprodotti e spendendo molta energia, si fanno lavorare i batteri a temperatura ambiente, brevetto italiano, esclusiva mondiale italiana, e si producono le stesse cose, biodegradabili, col 40% di energia in meno. Quindi anche questa è una filiera di passaggio. La filiera del tessile è la seconda filiera più inquinante al mondo, ci sono 400 sostanze inquinanti, anche su questo abbiamo già tutte le alternative pronte, tecnologiche, per una filiera tessile pulita, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo davanti i prossimi decenni in cui dobbiamo trasformarci in tecnologie pulite, e ci sono già tutte le soluzioni tecnologiche. Io mi fermo qui e darei la parola all'ospite d'onore. Poi vedremo se siamo anche qui. Se volete definire come ospite d'onore, ringrazio. In realtà sono effettivamente venuto, fatto tutta la strada da Firenze per venire qui, cosa che mi fa veramente molto piacere, perché la considero un'espressione mia personale di protesta nei riguardi del basso livello del dibattito politico. Se mi permettete, anche sullo squallore del dibattito politico, così come ora in Italia. Perché, vedete, quando uno si occupa per mestiere di certe cose, io ho lavorato per tanti anni nella tecnologia e soluzioni tecnologiche, ma negli ultimi 10-15 anni mi sto interessando di, diciamo, strategie, se volete usare questo termine, strategie energetiche, strategie climatiche, strategie economiche, per cercare di capire un pochino come dirigere, come gestire, come manovrare, come in qualche modo
muoversi in un mondo che è estremamente complicato, estremamente difficile, estremamente complesso di tante cose e che dai giornali, dalla televisione e da quello che raccontano i politici non vi rendete conto di come vanno veramente le cose. Diciamo che la Commissione europea ha ancora qualche barlume di intelligenza, Bruxelles è diciamo, un luogo dove su Marte non ce ne sia proprio, ma a Bruxelles qualche traccia forse ancora si trova, per cui la Commissione europea ci paga un progetto di ricerca che ha a che vedere con la gestione delle risorse in funzione del clima, in funzione dell'esaurimento, in funzione dei movimenti economici planetari che ancora la Commissione europea ritiene che la scienza vi possa dare delle risposte, tenendo conto che prevedere le previsioni sono sempre difficili, specialmente quando hanno a che vedere col futuro. Ma l'unico politico italiano che si è interessato di questo progetto, al punto di presenziare a una delle riunioni di questo progetto europeo, beh, non vi faccio nomi, diciamo che qui sul podio, lasciamo stare. Quindi, che succede? Che succede? Quindi già, ecco perché sono venuto qua, cioè ragazzi, qui non, diciamo, si può ancora evitare un po' lo squallore del dibattito su tantissime cose e più che altro se vi occupate veramente di queste cose quantitativamente tutti i giorni, di vedere i flussi di materie prime, i costi delle materie prime, i giri delle emissioni e tutto quello che succede, vi rendete conto che siamo onestamente in difficoltà, cioè, come sistema Italia in gran parte, ma anche come Europa, come mondo, veramente siamo di fronte a dei grossi problemi strutturali. Strutturali nel senso che non sono dovuti a, neanche tanto ai politici, i quali hanno i loro limiti culturali, come ha detto giustamente Gianni, però se non ci muoviamo, se restiamo fermi come siamo rimasti, effettivamente è stato uno scandalo planetario, quello dell'Italia, che ha abbandonato e ha positivamente sabotato l'energia rinnovabile. Su, io credo, non trovo altra spiegazione, non tanto per ignoranza quanto per istigazione di chi dalle rinnovabili aveva tutto da perdere, ovvero il gestore dei combustibili fossili. Questo purtroppo è stato un autogol che ci siamo fatti spaventoso. D'altra parte, è anche vero che la situazione è ancora, la possiamo ancora prendere in mano, possiamo ancora lavorarci sopra se riusciamo in qualche modo a muoverci, a fare qualche cosa, a toglierci da questa palude in cui ci siamo infilati, in cui sembra impossibile uscirne. Questo occorre il rinnovamento, cambiare le cose. E molto spesso i cambiamenti sono in qualche modo sganciati dalla tecnologia. La tecnologia cambia molte cose, perché se non avessimo oggi le rinnovabili, io mi ricordo che ero un giovane ricercatore negli anni 80 quando c'era la prima crisi del petrolio, e come si risolveva la prima crisi del petrolio, anni 78 ci fu la grande botta di quando la caduta dello Shah, il prezzo del petrolio schizzato a livelli altissimi, e a quell'epoca non avevamo le rinnovabili che abbiamo ora. Io ero all'Università di Berkeley, in California, si cercava, si lavorava sopra, ma non c'era una soluzione tecnologica, si venne fuori, si ritorna al carbone e facciamo luce a tante cose che succedono ancora oggi. Ma oggi abbiamo questa possibilità di veramente sganciarci da questo dominio del petrolio, del gas, del carbone, in Italia il carbone un po' meno, insomma, che è possibile farlo, posto che lo vogliamo fare. Posto che non cadiamo nell'inerzia, nell'inattività, in questa situazione un po' di cui si parla sempre delle stesse cose, ma mai delle cose che veramente contano. E allora, quello che vi volevo parlare per pochi minuti, non vi tengo più di un altro quarto d'ora, poi ne discutiamo, è di come il veicolo elettrico, la mobilità elettrica, in generale, tutta una serie di nuove tecnologie che girano intorno al veicolo, non necessariamente elettrico, poi alla fine sarà elettrico per motivi ovvi, può essere quel movimento, quella spinta, quel giro, che ci schioda da questa situazione in cui siamo e che cambia veramente le cose, che se ce la sappiamo gestire
ci scaraventa necessariamente in un mondo nuovo, un po' più pulito, un po' più, ecco, un pochino più prospero, anche perché no, come diceva giustamente Gianni, è questione anche di scale, credo, questa è la lingua di questo luogo, nel profondo nord-est, giusto. Allora, io sono circa 10 anni che mi occupo, forse anche un po' di più, di veicoli elettrici. Ho scritto questo libro, se vi interessa, è uscito il mese scorso, è un libro molto così, divulgativo, che anche allegro, che racconta la mia esperienza personale di quando cercavo la spina del motorino, non sapevo dove caricarlo, dei miei amici che gli dicevo, ma perché non ti compri il motorino elettrico, ma non funziona, non è vero niente, come diceva giustamente Gianni. E penso che se siete qui oggi qualcosa di veicoli elettrici sapete, però tanto vi racconto molto molto brevemente la storia. I veicoli elettrici sono più vecchi forse di quelli col motore a scoppio, motore a combustione interna, hanno più di un secolo di storia, sono andati in parallelo per tanti anni, poi verso gli anni 30, anni 40, anni 50 sono spariti, per un motivo semplice, che il petrolio a quel punto costava talmente poco che niente, non c'era bisogno, non sono mai veramente scomparsi totalmente, c'è sempre stata una piccola produzione laterale, ma c'è stato 30-40 anni di dominio assoluto del motore che noi chiamiamo normalmente a scoppio, il motore a combustione interna. Se non che verso la fine del XX secolo tutto cambia di nuovo, la tecnologia cambia sempre, succedono cose. Si comincia a sviluppare la tecnologia dell'elettronica portatile. Con l'elettronica portatile viene fuori la tecnologia delle batterie al litio. La batteria al litio risolve sostanzialmente il problema del peso delle vecchie batterie al piombo, con le quali si facevano dei veicoli elettrici utilizzabili. Il mio primo motorino elettrico era al piombo, ma non molto pratici. Non è una tecnologia perfetta, ma più o meno funziona. Ci cambia le cose, fa una diversità, fa avere 50 km di autonomia come aveva il mio primo motorino elettrico, avere 120 come c'ha quello che ho ora al litio, c'è una certa differenza di utilizzo pratico. Insieme è successo che il prezzo del petrolio ha cominciato ad aumentare, correlato al graduale esaurimento, attenzione, di petrolio ce ne abbiamo tuttora troppo, volendo ne potremmo estrarre molto di più di quello che ci potrebbe fare dei danni immensi a tutto noi e a tutto il pianeta, però è anche vero che a furia di estrarlo ce n'è sempre di meno, quindi c'è un costo aggiuntivo di estrazione che poi si manifesta come prezzi. Ora, sui prezzi bisogna fare un attimo di attenzione, perché se uno legge su tanto i giornali non vi fate mai un'idea di quali sono veramente i prezzi. Allora, rapida domanda, chi di voi ha controllato quanto costa oggi il petrolio? 1,60. Uno, bravo, gli altri? Qualcuno l'avrà visto, siamo vicini ai 70 dollari al barile. Attenzione, perché non so se lo sapevate, se non lo sapevate, 70 dollari al barile è un prezzo alto. Nel senso che due anni fa circa, quando c'è stato il cosiddetto crollo del prezzo del petrolio, è piombato giù da circa 90 dove era a 30. E tutti hanno detto, oh che meraviglia, il petrolio è abbondante e ce ne sarà per sempre. Non era così semplice. È che il sistema dei prezzi, il sistema finanziario, è naturalmente sale su e giù. E quindi abbiamo avuto purtroppo... Il sistema finanziario ha una intelligenza più o meno compatibile con quello di un'ostrica, per cui non vede altro che le cose entro qualche giorno. Se il petrolio scende tutto bene, se il petrolio sale tutto male, ma non la vedi sull'arco di qualche decina d'anni, dove ti accorgi che il petrolio è alto, rimane alto e sarà sempre alto. Quindi c'è questo punto, che è un punto piuttosto importante, e poi il fatto che a questo punto non ce lo possiamo proprio più permettere, anche se lo potessimo pagare. Il petrolio ci sta facendo dei danni immensi, come cambiamento climatico, come inquinamento urbano, ambientale. Vi ricordate dello scandalo Volkswagen? È stato uno scandalo, tutto quello che volete, ma si sapeva benissimo che comunque le tecnologie di abbattimento dell'inquinamento
dei motori, soprattutto i diesel, o meglio i motori a benzina, ciclo 8, avevano raggiunto il loro limite, cioè la Commissione Europea continua tutti gli altri a dire beh, facciamo l'Euro 5, l'Euro 6, l'Euro 7, sempre meglio, però arrivi al limite e a un certo punto non ti rimane che sulla marmitta dello scappamento ci metti un tappo di sughero, a quel punto è Euro 100 perché non metti più niente, però non è molto pratico, per cui siamo arrivati al punto in cui bisogna chiudere, bisogna quagliare, bisogna fare qualcosa, e quindi abbiamo visto questo grosso movimento, ma soprattutto direi una cosa che è successa, che sono almeno 15 anni che ci sono queste batterie al litio che ti permettevano già 15 anni fa di fare dei veicoli elettrici ottimi, 10, diciamo, 12, 15, noi li abbiamo fatti, come gruppo di ricerca dell'università abbiamo fatto dei veicoli al litio già più di 10 anni fa. Solo che nessuno ci dava retta, finché è arrivato un genialoide che si chiama Elon Musk, che voi sapete chi è, il capo della Tesla, ha avuto questa idea geniale, perché effettivamente c'ha una ragione, perché lui è Tesla e io sono Copartis, no, non saremmo qui, che Tesla ha avuto l'idea vincente. Dice, ma io invece di fare quei trabiccoli, quei cosi che fa Copartis, che fanno i cinesi, che fanno i vari, che sono brutti, veramente brutti, perché certi veicoli elettrici sono veramente il concetto del trapiccolo, tipo il macina caffè per intendersi, e ha fatto una macchina da sogno, la Dream Car, la Tesla, la macchina bella, la macchina oggetto del desiderio. E allora il mercato è cambiato da così a così, e c'è stato un balzo di mercato incredibile, perché a questo punto hai sdoganato, come si suol dire, il veicolo elettrico, non è più un aggeggio, una macina caffè per hippie o per verdi o per ambientalisti estremi, è un veicolo bello, comodo, pratico, funziona a 400 km di autonomia a certi modelli, e questo ti cambia. A questo punto, fra una cosa e un'altra, tutti si sono mossi in una certa direzione, tutte le case che prima non ne volevano sapere, ma adesso sono tutte a fare modelli di veicoli elettrici, e chi compra un veicolo nuovo oggi comincia a ragionare, dice, ma ora spendo un sacco di soldi per un veicolo non elettrico e fra qualche anno lo potrò utilizzare, o il sindaco della mia città me lo proibisce. Pensateci sopra, cioè il movimento è ormai sostanzialmente inarrestabile. Spero qualcuno legga il libro di Ugo Bardi e dice, ma non si spiega perché e per come. Allora, però attenzione, altri 5 minuti poi vi lascio tranquilli. Questo probabilmente lo sapevate, che la rivoluzione elettrica è ormai inarrestabile, che è una tecnologia che funziona, che, come ha giustamente inquadrato Gianni, è una tecnologia che ci aiuta enormemente, ma come tutte le tecnologie ci porta anche dei cambiamenti inaspettati. Quando si parla di veicolo elettrico, uno dice, beh, sarà tutto uguale, eccetto che la macchina non fa fumo e farà anche molto meno rumore, ma non è così. Perché la rivoluzione in parte elettrica, ma in generale del trasporto, è una rivoluzione profonda che cambia enormemente tutta la struttura del sistema del trasporto, e col sistema del trasporto cambia anche tutta la società. Questa è una cosa che vedremo avvenire negli anni che vengono. E vi faccio un esempio, prendete un oggetto come questo. Questo è un telefono, sì, è un telefono nel senso che fa telefonate, è nato come telefono però fa un milione di altre cose. E lo stesso va a succedere per il veicolo elettrico, che sarà ancora un veicolo, ancora un'automobile, però sarà cosa completamente diversa. Già ora la Tesla è un oggetto che, sì, è un'automobile, somiglia a un'automobile, ma se guardate come funziona, una specie di supercomputer su ruote, che è già un passo in una direzione di un'evoluzione che ci porta a un sistema completamente diverso. E ci sono tantissime cose che vanno a cambiare, che ci portano verso quello che si chiama trasporto come servizio. Un cambiamento epocale, perché ora noi siamo tutti nel ragionamento che io sono Ugo Bardi, la mia automobile, Gianni la sua automobile, lavora la sua automobile, ma il trasporto come servizio è un cambiamento radicale in cui a quel punto è una specie di noleggio se volete, ma la tecnologia ci permette di ottimizzarlo in modo tale da avere a disposizione una macchina delle caratteristiche e
delle prestazioni che ci servono per quel momento in cui ci servono. Se Ugo Baldi deve venire da Firenze a Montebelluna, allora ci vuole una Tesla che abbia almeno 300 km di autonomia. Se devo andare a fare la spesa al supermercato, 2 km non mi serve, quindi dipende da cosa mi serve. È un risparmio di risorse, di energia e di congestione che è gigantesco. Ma non solo questo, non è solo questo, non è solo il risparmio, è proprio il cambiamento profondo di tutta la struttura. Non è detto nemmeno che sia un cambiamento tanto positivo in tutti i sensi, lo può essere. Vi faccio solo un altro esempio di una tecnologia che sta venendo fuori. Che succede? È una tecnologia che sta venendo fuori in modo dirompente, che forse non l'avete mai sentita, però me lo dite. Avete sentito parlare del platooning? Alzate la mano se l'avete sentito. Platooning? Non l'avete mai sentito. Allora, dovevo venire da Firenze per spiegarvi questa cosa. Il platooning viene dalla parola platoon, che vuol dire protone, proprio soldati che marciano in fila, e che vuol dire che i veicoli si agganciano l'uno all'altro elettronicamente. Che vi insegnano quando fate la scuola guida, dice, devi tenere una certa distanza dal veicolo, perché se no lo tamponi. Ma se il tuo veicolo e quello davanti si parlano via Bluetooth, non c'è più questo problema. Tu li puoi stare a 1 metro di distanza. Se quello davanti frena, istantaneamente frena anche quello dietro. Ma per un veicolo, un'automobile privata, non è poi una gran rivoluzione, ma lo è per il trasporto di merci. Dove viene applicata questa tecnologia? Se tu hai un camion, ti ci vuole un autista. 2 camion, ti ci vogliono 2 autisti, 3 autisti, eccetera. Se tu hai una colonna di camion legati uno all'altro, in questo modo ti basta un autista per 5 camion. Questo vuol dire, attenzione, vuol dire che il 40% dei costi del trasporto merce su strada è il costo del personale, degli autisti. Non siamo ancora arrivati al punto di fare a meno del guidatore umano. Questa è una tecnologia che sta venendo fuori, ma richiederà ancora una buona decina d'anni prima che uno possa dire che la macchina mia va da sola. Questo non succede. Però se tu puoi legare i camion insieme, ti ritrovi ad avere l'80% degli autisti senza lavoro. Secondo me questo è il bene e il male. Perché è una tecnologia che ti permette di risparmiare, sono risorse risparmiate, però sono anche posti di lavoro persi. Questo vuol dire che richiede una gestione. Tutte queste cose cambiano enormemente richiedendo una gestione. Una politica, gestione politica, perché è un risparmio per tutta la società, perché se il trasporto ti costa di meno, la società intera risparmia, però non te lo puoi permettere di farlo sulle spalle di licenziare 200-300.000 persone in pochi anni. Quindi va gestito, queste risorse che si liberano vanno in qualche modo gestite in modo tale da essere utili per la società, non solo per chi fa il trasporto che risparmia. Quindi vedete i cambiamenti che ti porta la tecnologia, cambiamenti profondi, ma questa è un'inezia in confronto a quello che sta succedendo all'industria petrolifera. Questo l'ha accennato Gianni. Notate questo fatto, l'industria petrolifera, l'80% del suo mercato sono veicoli. Se andate veramente a elettrificare, non solo elettrificare, ma ridurre enormemente il numero di veicoli, perché ottimizzi il trasporto col sistema di trasporto come servizio, se usi il platooning anche lì puoi risparmiare moltissimo, puoi essere enormemente più efficiente, ma nessuna industria al mondo può sopravvivere perdendo l'80% del suo mercato. Ma nemmeno il 40%, ma nemmeno il 20%. L'industria petrolifera, se la conoscete, in questo momento è in situazione disastrosa, è disastro totale. Nonostante facciano ancora molto rumore, ma se ci entrate un po' dentro, è una tragedia, perché i loro costi sono aumentati enormemente. Hanno speso una quantità di soldi spaventosa per questa idea del dominio energetico. Avete sentito il presidente Trump che dice l'America il dominio energetico, sì, bravo, bravo furbacchione, quanto ti è costato questo scherzetto che tu chiami il dominio energetico per dire produco un po' di più, ti sei svenato,
per produrre del petrolio ad altissimo costo, se l'ha prodotto, non c'è dubbio, però geniale persona che sei, signor Trump, ma non hai pensato che più ne produci, meno te ne rimane? Fammi un attimo capire sta cosa. Avete letto la polemica sui vaccini di questo signor Burioni, il dottor Burioni, che ha detto a uno, per un dottore, te non sei dottore, si parla di vaccino, ha detto a questo signore, lei è un cretino, e questa non è un'offesa, è una diagnosi. Ora, non so cosa potrebbe dire il signor Burioni al signor Trump, ma ho qualche dubbio, forse, magari anch'io potrei andare da Trump e dirgli, senta, signor Trump, lei è un ignorante. E questa non è un'offesa, è una constatazione da qualcuno che ne sa più di lei. Ma non entriamo in questo, perché sono cambiamenti epocali. Cioè, se si diffonde il veicolo elettrico, se si diffonde il trasporto come servizio, la riorganizzazione completa, se si diffondono queste forme di automatizzazione, vuol dire che in pochi anni vedremo la sparizione dell'industria petrolifera. Il che, sotto tutti gli aspetti, è una cosa buona, salvo che va gestita, perché non la si può semplicemente lasciare accadere così, che succede un discreto disastro per tante altre ragioni. Quindi vedete, non solo però è un disastro, ma è un'opportunità incredibile per l'energia rinnovabile, che è quello di cui abbiamo bisogno se vogliamo sopravvivere fino alla fine di questo secolo. Allora, concludo con una cosa che al momento attuale, sfortunatamente, l'industria rinnovabile a livello mondiale è in una situazione di stallo. L'Italia ha fatto peggio di tante altre nazioni, però globalmente sono ormai 5-6 anni che gli investimenti nelle rinnovabili non crescono più. Sono bloccati a circa 260-280 miliardi di dollari all'anno, che non è poco, sono soldini, è un 20% del PIL italiano, ma non basta. Tuttora, a tutt'oggi, noi investiamo molto di più in nuovo petrolio che in nuovi impianti di rinnovabili, perché il sistema finanziario non è una creatura con l'intelligenza di un mollusco che non vede niente al di fuori di qualche centimetro. Allora, se rimane così la situazione, questi sono scenari su cui abbiamo lavorato, non ci basta, non ce la facciamo. I famosi 2 gradi, il famoso 1,5 gradi, dobbiamo investire, non basta 250 miliardi, ce ne vuole oltre 1.000 miliardi, possibilmente 3.000 miliardi, cosa perfettamente possibile, che si può fare. Il PIL mondiale, 15.000 miliardi di dollari, lo potremmo fare, ma non lo vogliamo fare. Allora io credo che la chiave di volta di tutta la faccenda per spingere gli investimenti sia di forzare il mercato, aumentare la domanda di energia elettrica, in modo tale da favorire le rinnovabili che direttamente la producono e direttamente di schiantare l'industria petrolifera. Come si fa? Veicoli elettrici. La rivoluzione. Grazie. Allora, adesso abbiamo l'ordine, potete scegliere voi, Enago Club qui di Treviso Onlus, che tra le materie di cui ci parlerà è la possibilità legale di trasformare qualsiasi vostra auto a benzina, a gasolio, in auto elettrica. Si chiama tecnicamente refitting, quindi sì, retrofitting, quindi si può fare, la legge lo consente. E Marco Nardini invece ci darà una bella, diciamo, aggiornamento su queste possibilità di condivisioni, di nuove forme di utilizzo appunto dell'auto, non più come un mezzo di proprietà, ma come un servizio, e poi altre materie che lui conosce. Quindi gestitevi pure voi tranquillamente. Diciamo che la... magari... scusa, posso... Io lascerei alla fine un po' un intervento anche politico, anche perché mi sembra che la serata è organizzata proprio anche con questo scopo. E quindi vi fornirò una serie di elementi aggiuntivi per meglio capire quale sarà il nostro futuro.
come avete sentito, questa sera abbiamo parlato di grande politica, di politica energetica che riguarda l'intera nazione. Invece nel Gottlieb parla di interventi che riguardano le famiglie o al più il comune. E quindi sono tutte cose che riguardano tutti noi, tutte le persone che sono in questa sala. Il Gottlieb è un'associazione, un attimo che metto. È un'associazione che è nata nel 2005, è una onlus, quindi non c'è uno scopo di lucro finalità, anche se poi l'utile a noi serve per fare delle cose negli anni successivi. Siamo portatori di una serie di valori che cerchiamo di diffondere e di comunicare con i nostri interlocutori, sia individui, sia comuni, quindi comunità, e sia anche aziende. Promuoviamo soluzioni materiali, soluzioni, tecnologie che sono sostenibili e che sono efficienti, e la cosa che è importante che voi sappiate è che noi viviamo non perché ci sono dei finanziamenti pubblici che arrivano con il rive in giù, come si suol dire. Noi viviamo della nostra attività come quote sociali di iscrizione, facciamo delle attività per i nostri soci attraverso dei check-up fotovoltaici, quindi sugli impianti fotovoltaici o check-up sugli edifici, facciamo dei progetti di didattica per le scuole, quindi anche a livello locale, però ci siamo spinti anche in Lombardia recentemente, e attraverso dei progetti di comunicazione che riguardano i comuni e le associazioni. Ecco, qual è la nostra vision? Ve lo dico subito così, capite subito qual è i moventi che ci muovono nelle cose che abbiamo fatto fino adesso e che faremo in futuro. L'auto elettrica è da considerare come un'estensione dell'abitazione, non come un oggetto a sé stante, ma come una propaggine dell'abitazione. L'abitazione è il punto di attracco, per così dire, serale, dove uno arriva, fa la carica e poi riparte il giorno dopo. Ma soprattutto è la soluzione che ci permetterà di raggiungere l'autonomia energetica. Perché? Per tutti i motivi che avete sentito da Ugo, da professor Bardi. Perché tutto questa? La nostra visione è il frutto di tutta una serie di esperienze che nascono dal 2009 in poi, attraverso il progetto che noi abbiamo chiamato Svolta Elettrica, nel senso che proprio abbiamo bisogno di una svolta decisa verso il mondo elettrico. Abbiamo informato tutti i nostri soci, i soci sono circa 4.300 in tutta Italia, e a loro sono indirizzate news, informazioni e aggiornamenti su questo tema. Ecco, la nostra esperienza è quindi al servizio di tutti i nostri soci e i nostri interlocutori, soprattutto con questa visione in mente, mobilità elettrica, sempre di più, e mobilità per raggiungere l'indipendenza, l'autonomia energetica. Come? Ecco, alcune cose sono state dette anche da Ugo, ma qui l'ho capito un po' meglio. Qui avete l'impianto fotovoltaico che interagisce un po' con l'edificio, e quindi ci sono degli scambi di energia e con le utenze interne all'edificio e con la rete. Qui vedete che l'energia elettrica non ha un'unica direzione, ha un flusso bidirezionale. L'auto elettrica in futuro avrà proprio questo ruolo, quello di costituire dei bacini di stoccaggio, di accumulo di energia, che saranno utilizzati proprio nei momenti di picco di richiesta eccessiva da parte della rete. Questo va a sommarsi ai bacini di pompaggio di cui l'Italia è abbastanza ricca, a differenza delle altre
delle altre nazioni europee. Ne disponiamo anche qui, qui vicino, cioè ci sono dei bacini che vengono utilizzati per pompare l'acqua in quota per poi rifarla fluire e generare energia quando serve. Sono qui, sono qua nei dintorni, quindi sui bacini ci sono, sul Faralto c'è cioè il bacino qui poco vicino a Vado Biadene e così via. L'auto elettrica avrà questa funzione, quella di diventare un bacino di accumulo di energia. E voi dite, ma un'auto è poca cosa? Sì, ma di auto, sapete quante ne sono in giro in Italia? Sono 38 milioni di auto. Ed immaginando che siano anche il 10-20% interessate da questa diciamo scambio bidirezionale, sono numeri consistenti, estremamente consistenti. Bene, ma qual è la nostra esperienza che abbiamo fatto fino adesso? Ecco, qui vedete alcune cose che fatte e cose che faremo, quindi vi daremo anche l'indicazione di dove andremo. Tra le cose fatte abbiamo sviluppato la filiera della il termine corretto è riqualificazione elettrica dei veicoli usati. Il termine concreto è retrofit. Come una qualsiasi auto a benzina o a diesel o a GPL, anche un'auto comunque con un motore a combustione interna, può essere convertita in un'auto elettrica attraverso un kit di trasformazione. Questo kit di trasformazione attualmente è parecchio costoso, tant'è che non è una soluzione che si è diffusa rapidamente. C'è un problema, il costo del kit è legato ai volumi, alle quantità. E quindi fin tanto che non troviamo un produttore di kit che sviluppa volumi a sufficienza, non riusciremo ad avere una soluzione economicamente accettabile. Ma qual è questa la soglia? Beh, voi immaginate, vi trovate di fronte a un'alternativa. O acquistare una city car del costo di 8.000 euro che è tutto quanto su strada, e dall'altra ci deve essere una soluzione usata che costa di meno. Ecco, questo è diciamo il target che va utilizzato per diffondere questa soluzione. Le cose che sono state fatte fino adesso hanno dimostrato che i costi sono molto elevati, sono oltre 12.000 euro, 10-12.000 euro, batteria inclusa. E quindi non è una soluzione ancora diffondibile e accettabile dal mercato. Comunque è una cosa che non è da scartare, da buttare via. Noi dobbiamo semplicemente trovare degli interlocutori e quindi si parla di grandi aziende che producono la componentistica per l'auto, che accettino di mettere tra la gamma dei loro prodotti anche dei kit di trasformazione. Quali sono queste aziende? Ma ce ne sono parecchie, c'è Maglietti Marelli, c'è Ansaldo, c'è la Bosch, c'è la Valeo, sono tutte grandi aziende che possono permettersi di fare questa soluzione. Anche se chiedere a Maglietti Marelli, che è di proprietà della FCA, della Fiat, di fare questo investimento sarà un po' difficile. Bisognerà andare probabilmente all'estero. Ecco, quindi le cose che faremo è prima di tutto far nascere un'associazione dei costruttori di kit di conversione e poi aprire dei tavoli di lavoro per facilitare lo sviluppo di questa soluzione in futuro. Qui le immagini che vedete sono alcuni incontri che abbiamo fatto con l'artigianato e con il Ministero dei Trasporti per la messa a punto del decreto ministeriale che è in vigore, cioè è attuato, è operativo dal 26 gennaio del 2016. Quella che vedete è la prima auto sviluppata in provincia di Vicenza, e quello che vedete in fondo è un incontro con gli autoriparatori
che sono, diciamo, sono dimostrati interessati a questa iniziativa. Dovete pensare che gli autoriparatori stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista economico e vedono questa iniziativa come una boccata d'aria fresca e pulita soprattutto. Quanti sono? Sono quasi 50.000. 50.000 autofficine in Italia che potrebbero essere coinvolte, potrebbero chiaramente essere il bacino per sviluppare un nuovo lavoro. Sulla mobilità elettrica abbiamo fatto parecchie cose, dall'assicuratore Excel, dove ogni socio può fare la simulazione tra un'auto tradizionale e un'auto elettrica per capire quali sono i costi di gestione. Abbiamo fatto moltissimi test drive in giro per i comuni del Veneto, abbiamo tenuto conferenze molto partecipate. Ecco, però cosa faremo in futuro? Beh, sicuramente svilupperemo un'app se troviamo uno sponsor che trasformerà il simulatore Excel in qualcosa che può andare anche su uno smartphone. Costituiremo una flotta di soci che vogliono un'auto elettrica e come tale ci proporremo ai costruttori, non ai concessionari, ma direttamente ai costruttori, come flotta di soci intenzionati ad acquistare un'auto elettrica. Questo per abbassare ulteriormente i costi di acquisto. Questo riguarda non solo l'auto, ma riguarda anche le stazioni, il punto di ricarica. Il punto di ricarica domestico si chiama Wallbox, e quindi è una cosa che si tiene nel garage di casa e serve per, diciamo, fare la ricarica senza creare troppe perturbazioni alla rete dell'appartamento o del condominio, se si vive in condominio. L'altra soluzione che abbiamo proposto è una campagna indirizzata a tutti i comuni in cui abbiamo proposto un pacchetto per la comunicazione insieme anche alla fornitura di una colonnina di ricarica a costo, diciamo, in contratto d'uso gratuito, con l'impegno da parte del comune di erogare, di alimentarla con energia rinnovabile gratuita. Quindi attualmente ci sono due comuni che hanno già completato tutta la trafila, cioè il comune di Retine Lago e il comune di Zero Branco, che hanno installato 4 punti di ricarica. E presso questi due comuni è possibile quindi fare la ricarica gratuita. Cosa faremo in futuro? Beh, ci riproporremo tutti i comuni che desiderano copiare un po' questa buona pratica, bene, saranno ben accetti. Ecco, poi tra le cose che abbiamo fatto sono il supporto alle istituzioni per diffondere la mobilità elettrica all'infrastruttura di ricarica. Quindi qui, oltre ad aver partecipato al tavolo di lavoro con la Confartigianato e la motorizzazione civile, quindi il Ministero dei Trasporti, abbiamo aperto anche dei tavoli di lavoro con la direzione logistica della Regione Veneto e abbiamo, tramite alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle, fatto delle interrogazioni per smuovere, diciamo, tirare via qualche ostacolo ad alcune iniziative che riguardano il Veneto. Cosa faremo in futuro? Stimoleremo sicuramente le istituzioni ad attuare la mobilità elettrica in modo olistico, cioè in un modo non settoriale, ma in un modo complesso, completo, proprio per tener conto delle conseguenze che possono avere degli interventi specifici. Proporremo l'attuazione dei PUMS, cioè dei piani urbanistici di mobilità sostenibile, dove non si impone al centro di questo piano la viabilità, ma la persona, cioè la persona deve guidare il ripensamento della viabilità urbana e compreso chiaramente anche i mezzi di trasporto. Proporremo di aggiornare il parco veicoli pubblici con auto elettriche sia nuove che sia retrofittate.
e proporremmo che le alimentazioni di tutti i punti di ricarica siano fatte attraverso elettricità verde. Tra l'altro, sull'elettricità verde c'è da dire una cosa. Energo Club ha fatto nascere la cooperativa È Nostra. Che cos'è la cooperativa? La cooperativa è una organizzazione che acquista energia da piccoli impianti fotovoltaici, mini idro, mini eolici, e la rivende ai propri soci. E quindi questo, so che questa idea è stata veicolata in più momenti dal Movimento 5 Stelle, e quindi io spero che tra gli aderenti attivisti questa soluzione sia conosciuta e soprattutto praticata. Penultimo punto è, noi nei comuni ci siamo come Energo Club attraverso quello che è conosciuto come Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, cioè il PAES, che cerca di tradurre un progetto europeo, che è il pacchetto 20-20-20, in azioni concrete all'interno del comune. Questo è un progetto un po' particolare che apparentemente non è molto conosciuto, anche se ci sono più di 3.000 comuni, che sono 3.000 comuni italiani coinvolti. Il comune in questo caso si è impegnato nei confronti della comunità europea a ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 20%, almeno il 20%, quindi potrebbe essere anche un valore maggiore. Ecco, all'interno di questi PAES ci sono delle azioni, queste azioni possono e devono riguardare anche la mobilità sostenibile, quindi qui Energo Club ha portato delle idee, delle novità, delle cose da fare. Ecco, quello che faremo in futuro è prendere queste schede che noi abbiamo utilizzato nei 7 PAES che abbiamo fatto qui in Veneto, e le diffonderemo a tutti i comuni italiani, in modo tale da mettere, non dico un amo, la speranza sì che sia un amo e la esca che sia sufficientemente appetibile da smuovere un po' i comuni verso la mobilità sostenibile. Questa è l'ultima esperienza, ecco qui. Noi forniamo collaborazioni soci di Energo Club, ma non solo, anche i comuni, attiviamo dei progetti anche con le varie associazioni. Attiviamo dei gruppi d'acquisto lì dove c'è una richiesta sufficiente. Collaboriamo con il gruppo d'acquisto delle auto, che è il più noto, è il GAI, che ha sede a Como, e anche se loro sono più orientati verso le ibride e non alle elettriche. Noi invece puntiamo all'elettrico. Cosa faremo in futuro? Collaboreremo ancora con i comuni, appunto vi costituiremo la flotta di soci e svilupperemo una rete di stazioni di ricarica, con la particolarità che la stazione di ricarica governi anche il carico quindi il carico all'interno dell'abitazione. E quindi è un sistema domotico quello che andremo a proporre. Quindi concludo dicendo che, un po' per riassumere anche le premesse, ecco, tutte le combustioni ad alta temperatura, e quindi non solo quelle all'interno dei motori di combustione interna, ma anche quelle delle caldaie o dei processi industriali. Qua c'è. Scusate. Ogni tanto parte. Ecco, tutte le combustioni generano composti inquinanti non metabolizzabili dai cicli naturali. Quindi noi siamo esposti a questi contaminanti, con le conseguenze che non tutti sanno. In Europa ci sono oltre 490.000, sono quasi 500.000 le morti premature, 500.000 persone che muoiono prematuramente per effetto dell'inquinamento ambientale. Qui in Italia
tra PM10, ossido di azoto e ozono sono quasi 90.000. 90.000 morti premature ogni anno. È una cosa inaccettabile, non possiamo accettarlo. Se poi questo sommiamo anche il cambiamento climatico, dove abbiamo ormai ampiamente superato delle soglie di guardia, i 400 ppm li abbiamo superati da un bel po', e stiamo continuando a inquinare. Ecco, come è possibile rimediare, come è possibile far fronte a questa situazione? Correndo e favorendo un'evoluzione. Ugo l'ha chiamata rivoluzione, io la chiamerei evoluzione, perché è un'evoluzione epocale e riguarda proprio la mobilità, il passaggio dalla mobilità a combustione, motore a combustione interna, verso la mobilità elettrica, e con il passaggio poi del sistema energetico dalle fossili alle rinnovabili. Ecco, qui dovete sapere che l'EcoClub è un riferimento concreto sul territorio, perché vive nel territorio e quindi vi può dare supporto, e c'è oggi e ci sarà anche domani o chi verrà dopo di me, per trovare supporto. Ecco, qui invitiamo tutti voi a essere parte attiva in questa evoluzione, perché abbiamo bisogno di esempi. Il fatto di vedere le auto elettriche sfrecciare per le strade è un esempio importantissimo. Le auto non vanno occultate, dovrebbe esserci un qualcosa che dice: questa è un'auto elettrica. Bene, io ti ringrazio per l'attenzione. Marco Nardini, dopo eventuali domande. Sì, io vado giù perché no. Mi trovo meglio, prendo questo gelato, vediamo se dove si accende qua. E intanto mi presento, sono Marco Nardin, un imprenditore di Cavallino Treporti, e ho avuto la malsana idea di candidarmi al Senato. Non sono un politico, sono un imprenditore. E quando Gianni mi ha chiesto di venire a portare la mia esperienza nella mobilità elettrica, ho accettato ben volentieri. E quanti di voi hanno un'auto elettrica? Quanti di voi pensano che la prossima macchina sarà elettrica? Io ho uno scooter già elettrico. Benissimo. Oggi però voglio fare con voi un viaggio per farvi capire quanto è importante l'auto elettrica oggi, ma non tanto come segmento, ma quanto è importante e quanto ha aiutato il cambiamento. Noi pensiamo che le cose ovvie che tocchiamo con mano siano sempre state ovvie. Se però io 40 anni fa prendevo un foglio e vi dicevo che in questo foglio sarebbe entrato in una macchina e sarebbe andato dall'altra parte del mondo, voi avreste detto: questo è pazzo. Quindi non sempre quello che è ovvio oggi era l'ovvio di ieri. Quindi siamo portati a pensare che viviamo sempre le cose al momento. Noi dobbiamo pensare a quello che succede nel mondo, alle cose che arriveranno. E siamo pensiamo sempre per il nostro piccolo. Noi pensiamo che tutto il mondo gira ai 64 milioni che siamo in Italia, ma invece noi sappiamo che al mondo siamo 7 miliardi 6 e qualcosa, quindi se diciamo 7 miliardi buttiamo via molta parte dell'Europa, quindi dobbiamo stare attenti sui numeri perché stanno crescendo, e stanno crescendo moltissimo, a una velocità incredibile, e nel mondo sono più i nati che i morti, tranne che in Italia, che invece stiamo andando giù, e specialmente nel Veneto stiamo andando molto giù. Questo per dire che i processi e il cambiamento non lo fermiamo, perché il mondo sta andando avanti e per fortuna non lo fermiamo. Vi porto la mia esperienza di cambiamento di auto elettrica. Io vengo da esperienza Mercedes e BMW, quindi da 1000 km non mi fermavo mai e pensavo che se non facevo tutte quelle cose il mondo cadesse, no? Perché dovevo assolutamente fare 10-11 appuntamenti al giorno. Finché un giorno vedo questa bellissima macchina, la Tesla,
e l'oggetto del desiderio, come l'ha chiamata benissimo, e quindi doveva diventare mia. E quindi assieme al mio socio ci siamo inventati un qualcosa per avere, però ne abbiamo presa una perché ho detto non sappiamo, non conosciamo, quindi com'è che posso io fidarmi di passare da 1000 chilometri che faccio tutte su una volta a andare con l'auto elettrica. Bene, dopo un mese abbiamo detto dobbiamo trovare un modo per comprare la seconda. Ma non tanto perché ci mancava l'autonomia o l'autonomia era giusta, perché siamo entrati in un altro mondo. L'auto elettrica è un altro mondo. La cosa più difficile per noi è abbandonare il mondo vecchio per il mondo nuovo. Oggi la tecnologia ci aiuta moltissimo in questo e Tesla ne è l'esempio. Porto l'esempio di Tesla non perché Tesla rappresenti il mio modello di auto elettrica. Io mi sono messo anche in questa campagna politica per far sì che l'auto elettrica sia disponibile a tutti. Noi dobbiamo spingere perché le altre case arrivino a fare l'auto elettrica per tutti. Tesla è stata quella, o meglio, Elon Musk è stata quello che ha smosso. Non l'ultimo Marchione ha detto che avremo, dopo aver detto assolutamente l'auto elettrica no, adesso ha detto che avremo l'auto, la Ferrari elettrica. E non la fa in Italia. E un'altra cosa che ha detto bene, qua non si parla di macchina, perché la Tesla è tutto fuorché una macchina. È un mondo sempre connesso che utilizza l'intelligenza artificiale. Le macchine, o meglio il trasporto del domani e non tanto lontano, sarà elettrico, connesso e condiviso. Questo è un dato di fatto. Che poi siano macchine, che siano scatole che si muovono, che sia qualcosa, ma questo sarà il trasporto del futuro. E sempre di più la politica deve fare il passo di dire andiamo verso quella direzione. Oggi in Italia di Tesla ce ne sono 1000. Circa 1000 macchine, un numero irrisorio. Io vengo da 2 giorni dall'Olanda dove ho fatto un incontro per una delle mie attività proprio in sede Tesla. In Olanda ce ne sono 12.000, i numeri ben diversi. Ma quello che noti in questi paesi qua è come l'auto elettrica ormai sia una normalità e una scelta di paese. Perché qua si tratta di scelte, perché la tecnologia c'è. La tecnologia si sta sviluppando, adesso gli sviluppi sono nelle batterie. Mentre noi stiamo parlando di... c'è un italiano che sta studiando la batteria a nanotubi, nanocarburi. Però, mentre in Italia lui sta facendo carte su carte su carte su carte, i cinesi hanno presentato 6 mesi fa le batterie al grafene. Huawei sarà una delle prime, penso, che utilizzerà le batterie al grafene che il cellulare si caricherà in pochi secondi. Pensate quando questa tecnologia arriverà su macchine da batterie 100 kW, quindi vuol dire che una macchina si carica in 15 minuti. Condividete com'è che è una scelta paese la direzione di dove andare? Oggi, fino ad oggi, sono state fatte delle scelte di conservazione rispetto a un modello che era da sfruttare per business, non per scelta paese. Oggi noi dobbiamo, con la richiesta, perché i grandi cambiamenti avvengono quando le richieste sono dal basso. Quando i numeri delle richieste sono dal basso, anche i cambiamenti arrivano. E ve lo dimostra il fatto che se voi oggi andate da un concessionario Nissan piuttosto che Renault e entrate per comprare un'auto elettrica, perché Nissan vi manda la mail, andate a vedere la nostra, entrate e il venditore vi fa ma no l'auto elettrica, ma guarda che c'ho. Perché? Perché sull'auto elettrica oggi non prendono la fee di vendita. Molto semplice, quindi il venditore fa il suo, dice ma perché devo vendere l'auto elettrica che non mi porto a casa neanche il mio pezzo? E questo bisogna cambiare. Finché le case non spingeranno veramente il cambiamento, noi possiamo essere quella spinta, perché se tutti andiamo dentro la concessionaria a chiedere ma voglio l'auto elettrica, voglio l'auto elettrica, voglio l'auto elettrica, prima o poi saranno connessi. Altra cosa e altra domanda che viene sempre fatta, che era anche quella che pensavo io, è quanta autonomia ha un'auto elettrica?
La domanda io invece la vorrei sentir fare, in quanto tempo si ricarica l'auto elettrica? Perché la vera sfida oggi è quella di avere delle reti di ricarica veloci, super veloci, per permettere gli spostamenti. Tesla ha fatto la sua fortuna su questo. Ha creato prima la rete di ricarica che ti permette di muoversi. Io personalmente sono stato protagonista di un viaggio che abbiamo fatto da Roma a Capo Nord a Venezia, 8 giorni, 10.000 km, a costo zero, per far vedere che è possibile. La rete supercharger sta crescendo anche in Italia, quindi viaggiare con la Tesla non è assolutamente un problema. Io faccio 8.000 km al mese in elettrico. Però noi dobbiamo pretendere che anche con altre case si possa fare. Io ho fatto un viaggio da una Renault Zoe da Cuneo a portarla a Cavallino, è stato il viaggio della speranza. Perché? Perché sì che oggi la Renault Zoe fa 300 km dietro un camion a 80 all'ora in autostrada, però se dopo ti devi fermare 3 ore a ricaricare, capite che si può utilizzare solo per piccoli spostamenti e non da viaggio. Ma le possibilità ci sono, perché Enel, che dalle altre parti le reti le fa, oggi è costretta dall'Europa, perché si era presa tutti i soldi, a dimostrare che deve fare qualcosa e quindi fa il piano nazionale, che lo enuncia per l'ennesima volta, di tot colonnine. Quindi noi, e Gianni lo sta facendo benissimo, perché io non ho mai trovato uno che sul tema è primo preparato così, perché bisogna dirlo, e poi è uno che stimola, che va e chiede e spinge, e quindi noi dobbiamo essere parte della politica, perché la politica deve fare il suo dall'alto, ma noi dobbiamo farlo come consumatori, perché dobbiamo pretendere questo cambiamento. Lo dobbiamo pretendere per l'ambiente, in primis, perché se non tuteliamo l'ambiente, non tuteliamo i tre asset che sono ambiente, lavoro e famiglia, ma il principale è l'ambiente. E quindi vi faccio una domanda, io non sto parlando di politica, guardate nei programmi politici chi affronta questi temi e poi decidete con coscienza cosa fare il 4 marzo. Grazie. Prima di lasciare spazio alle varie domande, giusto 4 telegrammi. Primo, ci sono dei gruppi di acquisto per veicoli elettrici. Ci sono già diversi gruppi di acquisto attivi, sia per veicoli ibridi, sia 100% elettrici. Quindi li trovate tranquillamente in internet e ci sono, e vi fanno risparmiare qualche migliaio di euro, perché ovviamente costano diversi soldini. Secondo, quando parliamo di veicoli elettrici, come ho già detto, non limitiamoci alle auto. In Cina hanno già in funzione per strada 230.000 autobus 100% elettrici, 230.000 autobus 100% elettrici. La Cina è circa 22-23 volte più popolosa dell'Italia, quindi noi dovremmo avere 10.000, fatta la proporzione, dovremmo avere 10.000 di autobus elettrici, fatte le proporzioni. Autobus, camion, Tesla ha annunciato 1.000 chilometri e 1.000 cavalli di camion, e Ugo Bardi 10 anni fa ha fatto un bellissimo prototipo di veicolo agricolo multifunzionale, se voi andate su internet trovate un'azienda italiana, guarda caso, che vende un, chiamiamolo, un trattorino pulisci spiaggia 100% elettrico, un'azienda italiana. Abbiamo, non faccio nomi, abbiamo delle aziende qui che fanno motorini, scooter elettrici, bici, siamo i terzi produttori di bici normali in Europa, purtroppo invece crolliamo sulle bici elettriche, dove sono i cinesi che fanno numeri elevatissimi, e quindi capite che parliamo sempre di lavoro alla fine, di lavoro. Terzo telegramma, sempre politica. Chiedete ai vostri politici, ma voi sapete che il libro bianco dei trasporti del 2011, quindi un documento super ufficiale dell'Unione Europea, un documento programmatico, il libro bianco dei trasporti, dice che entro il 2030 le città dovranno dimezzare l'uso delle auto con motore a scoppio. Quindi è un obbligo, non è solo che 5 Stelle fanatici qua e là, no, è l'Unione Europea nel 2011. Disse, entro il 2030 le auto a motore scoppio nelle città vanno dimezzate. Quindi
chi dietro le vostre politici se lo sanno. Fine, finisco con prima domande, appello ai nostri che ha fatto giustamente Dante, non facciamo gli spettatori, non facciamo gli spettatori, perché tutti voi l'elettricità dentro casa ce l'avete. Qualcuno di voi non ha l'elettricità dentro casa? Alzi la mano qualcuno che non ha l'elettricità dentro casa. Vi siete mai chiesti da che cosa viene fatta l'elettricità? In Italia per i due terzi carbone, gas e petrolio. E, anche e abbiamo ancora un 5% di nucleare che importiamo. E tutti voi a casa avete l'energia elettrica. Ora, spiegatemi voi perché continuate a utilizzare questa energia elettrica quando a pari prezzo, anzi anche un pochino meno, ce la potete avere 100% rinnovabile. Ma non sto dicendo di mettervi l'impianto sul tetto. Sto dicendo semplicemente di cambiare fornitore. Scommetto che quasi tutti voi avrete fatto almeno una volta il cambio dell'operatore telefonico. Per sparagnare quanti soldi al mese? Io scommetto che per 5 euro al mese avete cambiato l'operatore telefonico. Ora, le fossili ci costano migliaia e miliardi di danni ambientali che paghiamo ogni anno. Voi, senza spendere un centesimo in più, potete avere a casa elettricità 100% rinnovabile. Spiegatemi perché non lo fate. Prima di farmi qualsiasi altra domanda, spiegatemi perché non lo fate. E adesso spazio alle domande. Io non lo so se abbiamo un gelato. Sì. Eccomi qua, c'è la prima domanda. Abbiamo il balletto. È l'imprenditore qua di Montepeluna, che è venuto stasera perché vuole chiedere qualcosa. Mi presento, sono Poloni Mario, pronto? Sono Poloni Mario, titolare della PLD International. Dove che vado a portare gli stabili a costo zero e a inquinamento zero. Diciamo che impianto fotovoltaico, la nostra non è una pompa di calore, però ce l'hanno iscritta come pompa di calore, con un battiscopa radiante e una cornice radiante, vi diamo riscaldamento, raffrescamento e acqua sanitaria a costo zero e tutto rinnovabile. Nei comuni veneti è impossibile, perché molto probabilmente qui abbiamo a Venezia diamo molto fastidio e sono stato deriso, specialmente qui a Montebelluna, in vari comuni, Treviso, 1000 morti all'anno, mi sono presentato e ho rischiato di mettere le mani addosso a un ingegnere perché voleva anche prendermi per i fondelli. Sono andato giù al Ministero dell'Ambiente, personalmente, mi hanno messo a disposizione dei finanziamenti Kyoto, forse chi li conoscete voi, i certificati verdi, e sto iniziando a lavorare col comune di Roma. Non conosco la Raggi, però sono molto molto propensi a fare questo, perché l'assessore all'ambiente di Roma mi hanno già messo a disposizione 11 scuole a rotazione. Speriamo di portare tutti i 15 comuni a costo zero e inquinamento zero. Visto che Roma è ladrona, però i leghisti vanno in galera, loro no. Ma non è perché voglio fare politica, voglio dire questo o quello. Io ho perso 8 anni della mia professione perché ci credevo e ho provato a lavorare qui in Veneto. Ad esempio un comune dovevo fare circa 12.000 kW di energia elettrica su impianti fotovoltaici, un parcheggio di una firma su pinsedine coperte col sistema antighiaccio per i pannelli, col sistema dell'autolavaggio per i pannelli, perché chi non ve lo dice, i pannelli vanno lavati 2 volte all'anno, primavera e autunno, perché altrimenti si intasano e poi non producono quello che devono produrre. Vanno gestiti come devono essere gestiti. Mi ha fatto fare tutta la progettazione, ho speso 320.000 euro di tasca mia. E a un certo punto mi ha detto no, non facciamo niente, perché si è reso conto che dove dovevamo fare l'impianto era demaniale. L'avvocato Caruccio di Venezia, una persona squisita, mi ha detto fallo, che non ci sono problemi. L'ingegner Salvatore del Genio Civile di Belluno mi ha detto fallo, che poi lo faremo anche qui a Belluno. Il sindaco mi ha toppato, che adesso è diventato anche presidente della provincia di Belluno. Vai a presentare questi prodotti, non sono preparati, almeno venissero a vedere come funzionano, come non funzionano, ti facessero spiegare e far vedere come funzionano queste cose, qui vieni solo deriso, perché siamo messi a queste condizioni nel pubblico,
quando che dovrebbero pensare di far risparmiare la gente, di far star bene i bambini, dagli asili nido alle università, agli ospedali e tutto quanto, non avendo movimenti di acari, di polveri, di aria, perché il nostro impianto è solo per l'irradiazione, e quindi non abbiamo ventole che muovono polveri, che muovono tutto quanto, abbiamo un caldo naturale e un fresco naturale. Abbiamo zero emissioni di CO2 in atmosfera con la nostra macchina. Ho fatto il seminario a Roma e l'ho presentata al Mondiale, e da lì ho finito il mio calvario, perché adesso veramente inizio a lavorare molto bene. Signori, più di così non posso dirvi. Se voi del Movimento 5 Stelle appoggiate queste funzioni, io nei comuni dove siete voi vorrei gestire il pubblico per un pezzo e portarvi tutti gli stabili a costo zero. Bene, grazie, abbiamo capito perfettamente. Approfitto per dire a tutti che nel programma Energia 2050 che abbiamo pubblicato da molto tempo, noi abbiamo detto più volte, siamo tecnologicamente neutri. Riqualificazione ambientale abbiamo detto, e da 5 anni stiamo cercando di stabilizzare l'eco bonus appunto per la riqualificazione energetica degli edifici, che dovrà essere fatta assieme all'antisismica, perché non ha senso avere un edificio fantasticamente efficiente se poi va giù alla prima scossa. Qui tutti questi appelli per noi sono assolutamente purtroppo comuni, cioè non è il primo che sentiamo, la risposta è chiaramente ovvia. Noi faremo gare di appalto assolutamente trasparenti, assolutamente aperte a tutte. Noi abbiamo detto siamo tecnologicamente neutri, per cui vinca il migliore, chi ha la migliore soluzione, chi ha il miglior rapporto qualità-prezzo. L'importante è fare gare di appalto trasparenti e non avere conflitti di interesse. Grazie. Volevo aggiungere anche questa volta la colpa è della Raggi. La fortuna che le perdono. Buonasera, sono Walter Paseggio da Montebelluna. Volevo fare una domanda all'onorevole Girotto. Io è già 4-5 anni che giro il Veneto per varie cose che non sto qua a elencare, ma chi mi conosce sa. È la prima volta che sento un movimento politico a fare queste dichiarazioni nobili per la salvaguardia delle persone umane, dei bambini, ed è tutto quello che gira intorno. Sarò sintetico. Una cosa molto importante che ha detto quel signore alla mia sinistra, l'ultimo, quel signore là, che ha detto che chi produce, anche i piccoli produttori di energia, può metterla in rete. Certamente questa è una bellissima idea, perché attualmente chi mette in rete paga, riceve il la pagano 4 euro, mentre quando tu la acquisti ne paghi 14. Grazie. Sì, grazie, è uno dei problemi che stiamo affrontando, certamente sì, e quando prima parlavo di aggregatori è un'altra delle soluzioni tecnologiche che si può effettuare, vari utenti, piccolissimi produttori si possono aggregare in maniera virtuale. Tipicamente lo può fare nostro, lo possono fare altri fornitori, e in questa maniera si semplifica il lavoro del gestore di rete, che ha meno stress sulla rete stessa, e quindi i benefici sono per tutti. Comunque sì, è un problema di cui siamo coscienti e su cui lavoreremo. Grazie. Sì, tengo solo a precisare che è nostra, l'ho contattata anche io, e quindi è facilissimo. Andate sul sito, vi mandano un modulo per aderire e sapete che è casa vostra. Io carico anche la mia macchina elettrica con quella energia, e quindi chi mi dice che la mia macchina elettrica comunque inquina, risponde che comunque è la mia energia che consumo viene da fonti rinnovabili. Quindi basta un poco, se tutti noi facessimo un piccolo sforzo, lasceremo il nostro ambiente alle future generazioni migliorato, insomma. Sì, specifico anche una cosa importante: tutti i fornitori vi danno l'opzione energia verde. Se voi chiedete a Enel, chiedete a Sorgenia, tutti vi daranno l'opzione verde. Però attenzione, qual è la differenza? Che i loro impianti, in la grande massa, è ancora fossile. Poi per chi vuole danno la rinnovabile. E nostro invece vi vende energia
prodotta da produttori che fanno solo rinnovabile. Quindi il messaggio che arriva alla politica, all'industria, è estremamente diverso. È dire fai solo rinnovabile. Poi, attenzione, l'abbiamo detto, entro il 2050, non andate in giro a raccontare che noi siamo quelli che dall'oggi a domani vogliamo spegnere tutte le centrali, bim bum bim bam, abbiamo detto da qui al 2050. C'è un'altra domanda, credo. Sì, sono Carlo Fanciulli, agente immobiliare di Treviso. Mi interessava molto l'argomento per la riqualificazione anche degli edifici, che è una delle poche cose che dà speranza, insomma, della speranza sulla ripresa del settore, diciamo, e anche dell'occupazione nel settore immobiliare. E quindi mi fa piacere sentire che sostenete l'ecobonus e il suo proseguimento nei prossimi anni, perché dovrebbe finire nel 2018, nell'ultima finanziaria. Però chiedevo per la produzione di energia elettrica. Adesso c'è anche questi impianti a biomassa che nel Veneto qui stanno anche convertendo tante aziende agricole a produrre mais di tutto di più, legnami vari, per fare combustibile per questi impianti di produzione di energia elettrica. Mi sembra altamente inquinante. Sì, sì, sì. Allora, è giusto che abbiano ancora incentivi di questo tipo di produzioni? Sì. Allora, detrazione fiscale ecobonus mi dà l'opportunità di dire che il governo ancora una volta ha fatto bella figura, diciamo, prendendoci un po' in giro, perché tutti gli anni il governo va in televisione a dire anche quest'anno vi abbiamo dato ancora una volta detrazione fiscale, quindi fanno bella figura come se ci concedessero qualcosa, quando sanno benissimo che lo Stato ci guadagna. Perché è vero che vi dà lo sconto sulle tasse da pagare, ma con tutto il nero che emerge, alla fine il gettito fiscale è positivo, quindi la bilancia pende decisamente a favore dello Stato. Sono tutti i conteggi disponibili pubblicamente, perché li fa Enea, che è il nostro gestore nazionale pubblico che appunto gestisce queste cose. Quindi la politica fa bella figura dicendo ah, vi ho concesso questo, sì, grazie tante, ci guadagni. Poi la cosa più importante sarebbe stabilizzare questa detrazione per qualche anno, per dare la maniera alle imprese che fanno questo tipo di prodotti e servizi e al cittadino di programmarsi, soprattutto i condomini, perché noi abbiamo milioni di condomini che sono dei colabrodi. Mediamente l'Italia disperde il 60% di energia dei propri edifici. Allora, al Senato abbiamo approvato all'unanimità una mozione che dice stabilizziamo per 3 anni. Quindi il Parlamento ha detto chiaro e tondo al governo, stabilizza l'ecobonus per 3 anni. Cosa ha fatto il governo? Se n'è fregato. Quindi anche questo, ditelo a chiunque incontriate, il governo ha dato ancora una volta per un anno il rinnovo, ha dato in realtà il contentino ai condomini fino al 2021, però solo le parti comuni, per carità, meglio di niente, però è un contentino, è la classica politica del bastone della carota. Sul discorso delle biomasse, questa è una delle grandi problemi della politica, perché gli incentivi devono essere quantitativamente e qualitativamente miratissimi. Io devo dare un incentivo quando capisco che una certa tecnologia ha delle potenzialità enormi, ha bisogno della spintarella iniziale per raggiungere quei numeri che fanno scendere i prezzi, dopodiché tornerà alla collettività amplificato il beneficio che io ho dato all'inizio. Ecco, quello delle biomasse è un erbo scoperto, perché le biomasse è una tecnologia estremamente matura, non dovrebbe avere bisogno di questo tipo di incentivi. Poi soprattutto va mirata quantitativamente, perché io non posso fare centrali qui, faccio venire il legname da 600-1000 km di distanza. Tra l'altro sul legname sappiate che già adesso noi importiamo milioni di tonnellate di legname in maniera veramente irresponsabile, utilizziamo il 30% dell'accrescimento annuo, quindi di quello che cresce il bosco in un anno, utilizziamo il 30% contro una media europea del 70%, e poi andiamo a importare legname dall'estero, sperando che sia certificato. C'è il sistema di certificazione, ci sono due marchi che fanno certificazione, però perché dobbiamo importarlo dall'estero per fare biomassa, che vuol dire bruciarlo? Capisco che sull'edilizia abbiamo dei limiti e non abbiamo effettivamente un legname, tranne qualche eccezione, adatto per l'edilizia, ma per bruciarlo va benissimo qualsiasi legno. Quindi sì, questo è un nervo scoperto. Noi infatti nel programma Energia abbiamo detto biomassa sì, ma localizzata, quindi per le esigenze locali,
locali del paesino di montagna, dell'azienda agricola, quindi le sue esigenze, diciamo, non per speculare sopra, perché nessun incentivo deve essere fatto dando modo di specularci sopra, e naturalmente è sempre il concetto di filiera corta, quindi chilometri zero, comunque insomma un raggio decisamente circoscritto. Quindi sì, purtroppo in questo momento la politica non è assolutamente coerente con questi principi, e gli incentivi sulle biomasse sono un po' troppi. Posso anche aggiungere sulla biomassa, la politica adottata fino adesso è stata, per così dire, non molto saggia, per un motivo semplicissimo. La quantità di PM10, di PM2,5 che noi respiriamo ogni anno è legata per il 60% alla produzione, all'utilizzo della biomassa. Ancora più quindi dei trasporti. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la biomassa sì, va utilizzata, ma in determinate condizioni, situazioni geografiche e situazioni, diciamo, ambientali che consentono una diluizione della PM10 e PM2,5. Altrimenti è una tecnologia che non va assolutamente utilizzata in modo estensivo e acritico sul territorio. Quindi questo è un messaggio che passo anche poi alla politica. Noi abbiamo fatto delle valutazioni su alcuni comuni, ad esempio Trevignano, Mogliano e anche Zero Branco. Bene, in questi comuni che dove c'è, quindi non c'è una concentrazione urbanistica eccessiva, il problema della biomassa è presente. Quindi anche nei nostri comuni, anche quindi nella nostra situazione, l'utilizzo della biomassa va dosato opportunamente. Bisogna curare molto attentamente alle tecnologie che si impiegano con la biomassa, e soprattutto che si utilizzi biomassa che risponde a determinati requisiti, non solo di certificazione di origine, ma anche di conservazione, perché una biomassa che ha un tenore di umidità superiore al 13% genera PM10, PM2,5. Ecco, ne approfitto anche per dirvi che assolutamente all'integrazione e a supporto è verissimo, emettiamo tantissimo dai milioni di stufette che abbiamo a legna, pellet in Italia, abbiamo veramente diversi milioni, e le emissioni sono veramente molto preoccupanti, per cui incentivo tutti, vi prego tutti di considerare l'acquisto delle nuove stufette che sono estremamente migliorativi, estremamente migliori, e godono del 65% di detrazione. Quindi avete uno sconto, un ristorno del 65%. Attenzione, perché effettivamente il problema è grosso, il problema è grave. Abbiamo un parco, appunto, stufette molto vecchio, molto vecchio, molto vecchio, che emettono veramente tanto. Vi prego, anche in questo caso, il primo intervento va fatto comunque sull'edificio, va fatto coibentando l'edificio, doppie finestre, tetto, solaio, capotti esterni, eccetera, eccetera, impianto termico. Ma chi ha, diciamo, la stufetta, fateci veramente un serio pensiero, e ricordatevi, il 65% è detraibile per l'acquisto di una nuova stufa, che sono migliorate tantissimo come tecnologia. Sì, tra l'altro in alcuni comuni, in questo caso è Zero Branco, ma anche Treviso, hanno introdotto un incentivo ulteriore per il cambio della caldaia, da biomassa o da, diciamo, obsoleta, verso una caldaia a condensazione, a metano in questo caso. È un incentivo che chiaramente aiuta e dà un segno dell'impegno anche dei comuni nei confronti dell'ambiente. Sì, prima di passare un'altra domanda, volevo solo avvisare il pubblico che qui fuori ci sono delle auto elettriche, dopo, se qualcuno volesse vederle da vicino, c'è una Tesla sicuramente, e ci sono anche, si possono anche, non solo toccare, ma anche magari provare, ecco, sono dei miei amici che hanno un'auto come ce l'ho io, quindi Tesla di Marco,
c'è una fratella laggiù in fondo, quindi due, e altre... dunque, io mi chiamo Luca Deltrano, avrei due domande da fare. Allora, la prima, quando si sente in TV parlare i critici, chiaramente rappresentanti di grandi multinazionali del petrolio, contro le rinnovabili, hanno una fondamentale obiezione: lo smaltimento delle batterie e dei pannelli solari, ad esempio fotovoltaici. Qual è lo stato reale delle cose relativo appunto allo smaltimento a fine vita di queste componenti? Seconda domanda, il platooning può far diventare il trasporto su gomma competitivo nei confronti del trasporto su ferro, senza entrare nelle tematiche di TAP-TAC, eccetera, eccetera? Grazie. Allora, è una propaganda, non c'è nessun problema di smaltimento dell'energia rinnovabile. Silicio, alluminio, un po' di rame, un po' di vetro, assolutamente niente che non si possa riciclare e che al momento non si ricicla ancora, semplicemente perché tutto il silicio fotovoltaico è tutto negli impianti fotovoltaici. I vecchi, noi in Italia abbiamo ancora degli impianti degli anni 80 che ancora funzionano, quindi non c'è bisogno di riciclarlo. Comunque il fotovoltaico non contiene nessun elemento, diciamo, velenoso, nocivo, pericoloso. Quindi si legge, ma non sono non tanto le multinazionali quanto sul fake news di Facebook, queste cose si leggono, ma non hanno nessun importanza. Un coso così è pericoloso, invece, eh? Questo è un oggetto, ma i petrolieri non mi parlano male, perché usano anche loro. Allora, sul discorso del platooning come concorrente della ferrovia, questo è un punto centrale, perché in effetti rischia, come tutte le tecnologie nuove, con questo sistema che va su gomma, si rischia di mettere fuori gioco il trasporto su ferro, che non è detto che sia una cosa cattiva, è un'evoluzione del sistema. In questo momento le ferrovie hanno grossi problemi nel far marciare il trasporto a bassa velocità, che non li rende sostanzialmente troppo pesante, troppo costoso, troppo, e quindi il servizio pendolari è estremamente cattivo in Italia, eccetto dove si fa la metropolitana, la tranvia, che a quel punto lì è un altro discorso. Quindi sono tutti movimenti di cose. Ora si parla sulla letteratura, si parla di platooning soprattutto per le merci, che quelli che hanno vedono subito il risparmio. Ma te pensa al platooning del Flixbus, che a quel punto riduce ulteriormente il costo a livelli veramente quasi zero. Quindi sono tutti cambiamenti che in qualche modo vanno seguiti, vanno capiti, non sono necessariamente negativi, anzi per molti aspetti li credo positivi, anche se devo dire, non so, qui c'è una certa frazione di ambientalisti un pochino più rigidi che trovano che la ferrovia sia, per ragioni ideologiche, la cosa migliore che esista, però forse io personalmente non sono del tutto d'accordo, comunque se ne può certamente discutere. È rimasto fuori solo il discorso del litio. Il CNR ha già dei progetti in corso per riciclare tranquillamente anche le batterie. Anche il litio non si ricicla, perché in questo momento non c'è ancora un flusso di ritorno. Quando comincerà ad arrivare il flusso di ritorno si riciclerà anche il litio. Il piombo già oggi si ricicla al 90%, ma le batterie al piombo sono a giro da 200 anni, per cui il sistema richiede un certo tempo per adattarsi. Se aggiungo che oggi sia i moduli fotovoltaici e sia le batterie sono gestite dai consorzi, così come esiste per il consorzio per la plastica, esiste il consorzio anche per lo smaltimento dei moduli fotovoltaici. Diciamo che in Italia non c'è la filiera ancora, anche se in Europa c'è, cioè nel senso che il riciclaggio viene fatto in Germania. Per quanto riguarda le batterie, anche lì, diciamo, i consorzi ci cautelano da questo punto di vista. Non sono dei materiali che sono sparsi nell'ambiente, ma vengono raccolti e gestiti con vantaggio, perché ci sono dei valori su questi materiali, che non vengono svenduti, non vengono considerati rifiuti, sono dei materiali che hanno valore. Sì, infatti approfitto proprio per dire che
un'altra filiera su cui creeremo, possiamo creare moltissimo posti di lavoro, è proprio il riciclaggio dei RAE, rifiuti elettrici ed elettronici, che è un'assurdità, è un'assurdità. Noi stiamo regalando a paesi esteri tonnellate e tonnellate, migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici che hanno un elevatissimo valore, perché hanno rame, stagno, argento, oro. Possiamo recuperare da una tonnellata di questi materiali a 100 volte meno costo, 100 volte più materiale rispetto a quello che è, diciamo, l'acquisto normale, e creare moltissimi posti di lavoro. Quindi questa è un'altra delle filiere pulite. Abbiamo creato in questi anni svalangate di, ma veramente decine di migliaia di tonnellate. L'India è in una situazione catastrofica perché è una delle principali destinatarie di questo mercato, perché smaltire questi rifiuti in Europa costa 30 euro a tonnellata, portarli in India costa 5 euro a tonnellata, quindi 30 contro 5, indovinate dove vanno? Vanno in India, lì li lavorano senza nessuna precauzione per il personale, proprio così fuori, senza proprio in maniera indecente. E tutte le varie sostanze che servono per estrarre queste materie prime e secondarie poi finiscono tranquillamente nei fiumi. E quindi ci troviamo i fiumi colorati, ma non con i pastelli in cera, colorati di queste sostanze velenose. Quindi uno scempio ambientale che ci arriverà a noi, perché il ciclo dell'acqua lo conosciamo tutti, non importa che il fiume inquinato sia in India, perché tanto in una settimana le nuvole arrivano dall'India a qua, quindi ce la portano anche qua. E anche a livello economico l'ennesima incongruenza, l'ennesima illogicità. Spendiamo molto di più ad approvvigionarci di questi materiali vergini, quando invece li potremo recuperare. In politica, come al solito, c'è una ipocrisia totale, perché tutti si dicono d'accordo negli obiettivi. Poi siamo in una situazione in cui, per esempio, chi lavora alluminio, un'altra di quelle sostanze che a farlo la prima volta spendi 20 volte più energia che poi a quella in fase di riciclaggio. Ecco, se voi lavorate l'alluminio e vi cade uno sfrido, vi cade la briciola, le truccioli vi cadono per terra, nel momento in cui cade per terra diventa rifiuto speciale, che ha bisogno di una burocrazia mostruosa per essere smaltito, costi mostruosi, e qual è il risultato? Che l'alluminio se lo vengono a prendere con le navi paesi stranieri, pagandolo una pipa di tabacco. Quindi anche in questo caso, ripeto, ai politici dovete parlare chiaro e chiedere risposte precise, fare domande precise e pretendere risposte. Capisci un caso. Ok, abbiamo qui un'altra domanda. Prima volevo soltanto, mi hanno chiesto la gentilezza di informare il pubblico che domani sera un altro argomento su cui il Movimento 5 Stelle si spende tanto, per quanto riguarda la crisi bancaria qua in Veneto, tanto sentita. Come sapete, il Movimento si è tanto speso, abbiamo candidato l'avvocato Armand di Don Torta, e domani quindi chi volesse sapere di più ad Altivole, al centro ricreativo, alle 20:30, appunto Armand e tutti i suoi collaboratori spiegheranno il progetto che ha il Movimento 5 Stelle per far recuperare e quindi rimborsare il risparmio tradito. Caselle d'Altivole, sì. Bene, buonasera a tutti. Io sono un accanito ecosostenitore in generale, quindi per forza di cose dovevo essere qua stasera. Approvo il discorso ultimo che avete fatto, soprattutto porrei l'attenzione su una cosa che oggi la politica non ha un focus per quanto riguarda l'economia circolare, a parte il Movimento 5 Stelle. Cioè oggi noi abbiamo sempre basato la nostra società sulla produzione lineare, costante e continua, del nuovo, e non abbiamo mai inserito un circolo, una rivalorizzazione delle risorse, che già il nome lo dice, sono risorse e mai rifiuto. Cioè, si trasformano costantemente, ma devono rimanere una risorsa per la comunità, cioè per tutta l'umanità. Ero interessato a capire bene il titolo del libro che è scritto e che ha pubblicato di recente e dove si può trovare e acquistare. Ero anche interessato a capire che tipo di attività ha Marco, e volevo dire due cose. Allora, in primis, tutti quanti ci occupiamo di mangiare bene, vivere bene, avere dei bei vestiti di marca, anche
fa parte di una certa casta o comunque di un certo status quo e nessuno mai si chiede che cosa respiriamo giornalmente. Il veicolo elettrico, comunque sia anche tutto quello che riguarda l'ecosostenibilità, è la cosa più importante attualmente, perché il corpo umano non può vivere per 3 minuti senza aria e nessuno si chiede qual è la qualità della nostra aria. Ci sono allarmi in costante avvenire, cioè ogni settimana leggiamo che abbiamo sforato di qua, abbiamo sforato di là, ma nessuno va a fondo sugli effetti nel lungo tempo, perché il nostro corpo bene o male 90 o 100 anni deve farli, quindi nel lungo tempo che hanno queste polveri, questi metalli che vengono inglobati nel sangue e poi in qualche modo devono combaciare con il nostro organismo, comunque sopravvivere, e quindi rimangono come metalli pesanti o come particelle. Penso che qualsiasi organo sano politico debba mettere al centro l'aria del mondo, non solo nazionale, perché poi se andiamo in India o se andiamo in Cina non cambia niente, perché il mondo è uno e l'aria è una e siamo tutti qua e non esiste un pianeta B attualmente. E anche se esistesse, che diritto abbiamo di distruggere il pianeta? Per una negligenza, perché poi c'è un aspetto di negligenza. Un altro aspetto fondamentale è che dobbiamo iniziare a fare comunità. Cioè, se tutti quanti aspettano che altre persone comunichino o prendano l'iniziativa, e chi aspetta questo fa lo spettatore, non ci sarà mai il cambiamento. Elon Musk con la Tesla ha solo messo i suoi soldini e spinto tanto verso una visione più che un prodotto. E oggi questa visione sta vincendo nonostante tutte le enormi difficoltà finanziarie che può avere. Noi italiani, che siamo i più bravi, i migliori, viviamo su un pianeta strepitoso, nel senso che la nazione Italia di per sé nel mondo crea una ricchezza sconvolgente che tutti ci invidiano e abbiamo sempre nuove risoluzioni, dobbiamo riuscire a fare squadra nell'applicarle almeno come sistema paese e nel valorizzarle e creare valore aggiunto. Ecco, pensavo solo a questo. Su internet lo trovate facilmente, vabbè, il solito Amazon, però se lo comprate dall'editore, che è l'U2.2. C'è, vi fa lo sconto a 12 euro a copia. Il titolo, Viaggiare elettrico, non so se ce la fate a vederlo qui, e vediamo un po'. Io ho fatto la scommessa con mia moglie che ne vendiamo più di 100 copie, forse sto vincendo. Professore, posso passare per i banchi e farlo vedere, grazie. Poi un'altra cosa, a proposito dell'aria, tanto per vostra curiosità, di come le cose sono intercorrelate, sempre diverse da quello che pensiamo che sia. L'auto elettrica, va bene, non emette inquinanti direttamente, però attenzione, quello che si diceva, i famosi 2 gradi, 1,5 gradi, è venuto abbastanza di moda ora dire, beh, ma forse 1,5 gradi, 2 gradi non è tanto grave, anzi c'è qualche ignorante che non è un insulto ma una constatazione che dice anzi più fa caldo più si sta bene. È venuto fuori un paio di ricerche ultimamente che hanno visto la quantità di mercurio che è presente negli idrati di metano, cioè nel permafrost siberiano, per intenderci nel ghiaccio che c'è sotto il suolo siberiano. Ci sono immense quantità di mercurio. Se si va veramente a andare brutto, hai fatto la faccia giusta, la faccia molto brutto, perché vuol dire che se comincia a sciogliere questo permafrost, a parte che le case russe vanno così, ma questo non è poi così grave, ma tutto questo mercurio finisce in circolo. Guardate signori che è uno di quei disastri, cataclismi, che fanno danni immensi. Non è uno scherzo, sono cose veramente serie. Cioè, cosa saranno 2 gradi? Fra le altre cose, vuol dire trovarsi tutti con l'avvelenamento da mercurio, credo tecnicamente vada sotto il nome di saturnismo. Già tutti noi abbiamo troppo mercurio per l'esposizione industriale, se lo moltiplichiamo con il fattore 10, va bene, ma finché possiamo dobbiamo cercare di fare il possibile per evitarlo. Io ho un'azienda di famiglia nella comunicazione e nella stampa, nel Libero del Cavallino,
Poi, quando mi sono appassionato di mobilità elettrica, ho assieme ad altri soci aperto una società di noleggio di Tesla. Quindi siamo dei noleggiatori di macchine elettriche, si chiama noleggio elettrico, siamo partiti con Tesla, ma adesso stiamo cercando di fare accordo con Nissan e Renault per avere tutte le macchine in flotta. E volevo agganciarmi a due o tre concetti che hai detto e che sposo in pieno, ed è anche perché io mi sono messo in gioco da in primis imprenditore a difesa dell'impresa. Io in precedenza ho fatto 12 anni di rappresentanza, sono stato per 4 anni anche presidente nazionale di giovani Confartigianato e ho portato sempre la voce dell'impresa. E quando mi è stato chiesto, io sono un esterno, non so se avete seguito come sono stati fatti i candidati quest'anno del Movimento 5 Stelle, oltre al sistema con le parlamentari è stato aperto alla società civile, e quando sono stato individuato, ma il 10 di dicembre mi hanno chiesto se davo la disponibilità, devo dire che erano molti perché no. In primis perché la politica mi aveva allontanato da sé da molto tempo, perché ho un'azienda, una famiglia, perché c'è la paura in questo mondo di essere etichettati, perché non, devo dire la verità, forse non sarei neanche andato a votare, e quindi questi erano veramente molti, i molti perché no. Però poi quando sono tornato a casa e ho cominciato a razionalizzare la cosa e non ho dato risposte di pancia, mi sono sentito preso da un forte senso di responsabilità e ho cercato di trasformare quei perché no in perché sì. E il fatto che io non sarei andato a votare e il fatto che la politica mi ha allontanato, avrei continuato a fare il gioco che la politica vuole fare, cioè allontanare le persone dalla decisione. E poi ho pensato anche alla mia azienda, sì, però la mia azienda paga le tasse in Italia e quindi il tessuto su cui si trova a operare, anche se il riferimento è mondiale, perché oggi in una notte del 94 sono stati abbattuti i confini, quindi noi in primis siamo abitanti del mondo e non in primis questo, però operiamo in Italia. E poi anche per le mie figlie, perché io ho due figlie, una di 9 e 11 anni, e quindi per tutti questi concetti devo cercare di fare qualcosa per lasciare un mondo migliore. E questo mi ha consapevolizzato e mi ha fatto decidere di mettermi in gioco. Però credo che tu hai centrato il punto focale, che se ognuno di noi prende questa consapevolezza e fa un esame di coscienza e se dice che adesso siamo arrivati in un punto dove tutti abbiamo avuto una colpa. Se abbiamo portato questo paese a questa situazione è perché tutti abbiamo sbagliato. Tutti indistintamente. Oggi noi dobbiamo, in primis la politica, avere il coraggio di mettere un punto zero. Quello che non è mai stato fatto. Mettere un punto zero e avere una visione e dire come vogliamo sia questo paese tra 20 anni. Perché non arriverà mai nessuno in Italia che fa come la luce, on off. Noi però come cittadini e primis come politica, ed è per questo il mio impegno, dobbiamo dire ok, mettiamo un punto zero e mettiamo la direzione dove vogliamo andare. Solo così avremo il vero cambiamento. Altrimenti continueremo a portare avanti i soliti discorsi, continueremo a creare disagio sociale, continueremo a creare distruzione di posti di lavoro solo perché non scegliamo per comodo e non perché non ci sono le scelte da fare. Bravo. Un commento da parte mia, in effetti è un punto in cui si discute. Io non so se siete voi circondati come me da gente che dice io quest'anno non vado a votare. Dicono tutti così, però non è tanto il fatto di mettere una crocetta sulla scheda, c'è anche invece chi mi ha detto, dice Ugo, ma perché non fai politica anche tu, cercando di portare avanti certe idee? Si potrebbe fare, io l'ho fatto anni fa, sono stato militante del Partito Verde per un certo numero di anni, è stata un'esperienza interessante, però ho visto che sono molto più efficace facendo politica come la sto facendo oggi.
cioè venendo qui a raccontarvi da tecnico, cercando di fare il mio mestiere, che è quello di scienziato, ricercatore, professore, insomma quello che volete che sia, ma cercando di appoggiare chi si prende la briga del mestiere molto più difficile di fare politica, molto più difficile fare politico il professore universitario, ho provato a fare un po' il politico, ve lo posso dire di esperienza. E pensateci un attimo alla possibilità che avete di essere efficace nell'influenzare un pochino chi vi circonda. Ripeto, non è il punto di mettere una crocetta, ma è il punto di cercare di mettersi anche un tantino in gioco, perché anche tanti miei colleghi mi criticheranno per essere venuto qui oggi. Ma come, tu sei andato a una manifestazione politica? Sì, ci sono andato e ci vado volentieri, ci vado in quanto professore universitario, ci vado mettendo la mia reputazione sul piatto, perché ci credo che quello che stiamo dicendo oggi è quello che è giusto dire, quello che è giusto fare, e ci sono delle persone che si mettono in gioco con grande coraggio per dirlo, per farlo, per spingerlo con tutta la fatica e lo sforzo che ci vuole in questo caso. Volevo risponderti alla... Possiamo darci del tu? Volevo risponderti un po' sulle conseguenze della qualità, della cattiva qualità dell'aria. Le conseguenze si conoscono, sono note. E sono conseguenze che sono drammatiche. Dicevo prima che l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha quantificato in quasi 500.000 morti premature ogni anno legate all'emissione di PM10, PM2.5 e ossido d'azoto e ozono. Quindi le conseguenze le conosciamo benissimo. Sappiamo che l'inquinamento è cancerogeno. C'è solo un problema, quando non si tocca non agiamo. Cioè, nel senso, abbiamo il figlio che soffre d'asma, però finché non muore o finché non ha un problema più serio... Però l'asma è già una diagnosi, cioè un sintomo che è abbastanza grave, cioè obbliga. E in effetti proprio questo, noi abbiamo bisogno di... Avete presente la storiella della rana messa dentro in una pentola? Benissimo, ecco, noi abbiamo bisogno che qualcuno ci tocchi, altrimenti non usciamo da quella pentola che arriverà poi all'ebollizione. La rana muore perché si adegua, si adatta alla situazione che è pericolosissima. Bisogna che qualcuno la prenda, la tiri fuori, o quella tocchi. Bene, ecco, è proprio questo che bisogna fare. E il Rego Club è nata proprio per questo, per toccarvi. Come? Facendovi acquisire consapevolezza. Di che cosa? Di quanto si consuma in casa di energia, di quanto si inquina, di qual è la situazione. Ad esempio, anche recentemente in una serata a Mogliano abbiamo detto che stiamo mettendo a punto un sistema per la rilevazione della PM10, PM2.5 da donare in comodato d'uso alle famiglie. Il costo di questo sistema è variabile da 30 a 50 euro e quindi è una spesa che può essere accettata, nel senso che possiamo farci carico noi di sviluppare un po' questo sistema. Questo sistema dà l'informazione della PM10 e PM2.5 sul poggiolo o sul davanzale di casa o all'interno della propria abitazione in tempo reale e lo trasmette in rete. E quindi c'è la possibilità di costruire una mappa dell'inquinamento ambientale senza aspettare che ci sia l'ARPAV che pianifichi un intervento, magari con la stazioncina piazzata in un posto sbagliato. Ecco, quindi oggi c'è questa possibilità su cui stiamo lavorando e che se voi siete interessati possiamo poi proporvi. Vi ripeto, avere sul poggiolo di casa, in giardino, un sensore che ti dà l'informazione in tempo reale di qual è la qualità dell'aria.
Ma la stessa cosa possiamo farlo anche per il consumo di energia dell'intera abitazione o della produzione dell'impianto fotovoltaico. Quindi sono tutte cose che ti permettono di acquisire delle informazioni per poi decidere. Altrimenti si decide per esempio, si dice, oh, quello lui l'ha fatto, si trova bene e lo faccio anch'io. Sì, bisogna averne molti di questi esempi. La cosa più ovvia invece è essere noi stessi un esempio. È proprio quello che ha già fatto 50 euro per misurare in tempo reale il PM10 e il MET. Bene, io ho dovuto fare una mozione perché qui a Montepeluna non vi è nessuna centralina che misura il PM10 per mezzo. Qui a Montepeluna ci rifacciamo ai dati che arrivano da Conegliano. 50 euro. Un comune penso che la possa spendere 50 euro. Sì, sono dei propri cittadini. Il fatto è che l'ARPA utilizza della strumentazione che costa 20.000 euro. Quindi chiaramente le stazioncine a disposizione sono poche, pochissime. Qui invece questa è una stazioncina che poi è un insieme di sensori al laser che costano relativamente poco, quindi vengono assemblati, c'è la misura della temperatura, umidità, PM10, PM2,5. E il tutto viene letto e messo in rete. Quindi c'è la possibilità per una comunità di condividere anche questa informazione. Sì, mi rifaccio un attimo al pensiero del ragazzo, scusami, Riccardo, diceva la qualità dell'aria non sappiamo, eppure con un costo così basso, riusciremmo a mettere in rete una serie di centraline che ci permettono di monitorare lo stato di salute della nostra aria e sappiamo che la qualità roba ci sta bastonando su questo, no? Per una padana mi sembra ci sia un sforamento mostruoso. Sì, devo dire che sicuramente l'ARPA non sarà contenta di questa iniziativa, ma siamo costretti. Ce ne faremo una ragione. Ecco, benissimo, ok. Buonasera a tutti, sono Francesco Volta. Volevo fare una domanda più di pancia che dice a bello. Con il senatore, se non sbaglio. Toppa male, se no, non risposta nel senso, ho fatto alcune considerazioni durante i suoi ragionamenti. Allora, l'industria automobilistica sicuramente è un'industria importantissima anche dal punto di vista economico, anche sul nostro paese, anche se un po' alla volta è quasi sparita. La catena di costruzione di un'auto comprende vari accessori, vari componenti. Parlo per esempio del cambio. Io sono meccanico, quindi parlo più di particolari meccanici, quindi è un insieme di attività che sono collegate. E quindi la sparizione di queste parti comprometterebbe anche dal punto di vista di persone impiegate. Sulla qualità dell'aria mi è venuto un attimo da fare una battuta. Se chi ha visto ieri sera per esempio il programma Presa Diretta, avete visto Sacconi, avete sentito Sacconi. La risposta di Sacconi sulla qualità dell'aria sarebbe questa, cioè qui in Italia l'aspettativa di vita è aumentata, quindi praticamente viviamo nel giardino dell'Eden. È la seconda domanda che riguarda effettivamente la conversione diciamo dall'auto a combustione all'auto elettrica. Noi in Italia siamo abituati a far quadrare i conti con un piccolo aumento della benzina ogni volta. Nel caso specifico, se dovessimo passare nell'arco di 10-15 anni, le casse dello Stato come le compensiamo? Aumentando la bolletta elettrica che già succede. Grazie. Allora, sulla filiera, dato per scontato che tutto il mondo industriale nei prossimi decenni dovrà convertirsi, perché è la storia dell'umanità che man mano che la tecnologia cresce, il mondo si converte alla migliore tecnologia.
Noi in questo momento siamo in pole position su inverter, conduttori elettrici, ingranaggi, ruote frizione, design, poi i contatori elettronici, siamo stati i primi a implementare quelli digitali, adesso passeremo alla seconda generazione. Poi nella componentistica abbiamo 2.000 imprese che fatturano 38 miliardi di euro all'anno, dei quali 20 di esportazione, acciaio, alluminio, vetro, plastica e batterie, sono tutti materiali impiegati anche sulle auto elettriche e che siamo in grado di recuperare in maniera efficace. Più che abbiamo già una filiera decentemente preparata su questo, faccio un sempre solito esempio, abbiamo un'azienda piemontese che ha ricevuto un ordine, il primo ordine di prova dalla Cina, 180.000 motori elettrici. Questo è un ordine di prova, quindi le potenzialità sono ampie. Sul discorso fiscale, sì, lei ha ragione, è quella della benzina, me lo sono anche segnato, è un apporto decisamente importante. Intanto pensiamo semplicemente alla riduzione delle malattie, l'abbiamo appena detto, che valore vogliamo dare a 90.000 morti per inquinamento ambientale. È chiaro che non sono solo le auto concorrono al 23% delle emissioni di CO2 in Italia e poi anche in Europa, però naturalmente contano parecchio. In questo momento l'auto fossile rende allo Stato 42 miliardi all'anno di fiscalità complessiva, per cui sì, non nascondiamoci dietro un dito, c'è da trovare in questo caso il problema della conversione, però io direi che la filiera dell'auto fossile in questo momento in Italia è molto scarsa. Le potenzialità di crescita che abbiamo invece con quella elettrica sono elevate, non ho dei conteggi da fornirle, ma penso che possano assorbire con un maggiore produzione generale, quindi aumento di fiscalità generale, possa assorbire una parte di questi 42 miliardi. Mettiamoci appunto la diminuzione dell'inquinamento e quindi la riduzione di spese sanitarie e penso che andiamo decisamente a pareggio. Ne approfitto per prendere spunto e per farvi una domanda. Chi di voi sa dirmi cos'è il reddito di cittadinanza?